Buongiorno a tutti, buongiorno da Andrea Meneghini, da CV Slab, da Fiere di Parma e da GDO News. Benvenuti a questo nuovo workshop dedicato alle categorie merceologiche, un evento che ogni mese si presenta e si sostanzia con delle analisi sul mercato, analisi che vengono realizzate da Istituto Piepoli sul consumatore finale e anche analisi delle vendite nella grande distribuzione. Quindi nel nostro format ci preoccupiamo prima di tutto di comprendere qual è la relazione tra il cittadino e consumatore italiano e una categoria merceologica in particolare, e passiamo immediatamente dopo a verificare poi nelle risultanze dei fatti quali sono stati i comportamenti dei medesimi cittadini trasformatisi definitivamente in consumatori di fronte agli scaffali dei supermercati. Oggi parliamo di primi piatti, parliamo di pasta, parliamo di sughi pronti, parliamo di categorie del grocery decisamente importanti, categorie che occupano metri e metri di scaffali di tutti i supermercati d'Italia. E soprattutto poi parleremo di come sviluppano e come si evolvono le dinamiche all'interno delle scale della categoria. Faccio un appunto: oggi siamo in diretta, come sempre, per tutti quelli che si sono iscritti, e sono quasi 350 a questo evento, ma in verità, nei primi minuti, almeno nel mio intervento, siamo anche in diretta live su LinkedIn, nella pagina azienda di GDO News. Poi questa diretta live si interromperà alla fine del mio intervento, e chiunque voglia proseguire l'ascolto e la visione dell'evento può farlo iscrivendosi nel sito di Cibus Lab e proseguire immediatamente la visione. Dicevo, parliamo di pasta, parliamo di scale della categoria di pasta, dei sughi e dei sughi pronti. Lo facciamo con degli ospiti molto importanti. Abbiamo invitato il direttore grocery di PAC 2000, il dottor Massimiliano Rossi. Abbiamo invitato il direttore generale del gruppo Tattopardi De Maurizio Schiraldi. Abbiamo invitato poi Carlo Aquilano, il direttore commerciale di De Cecco, ma poi ancora Andrea Antonelli, che è founder delle Rugantine. Parleremo quindi anche di pasta all'uovo. Alessandro Squeri di Steriltom. Ci sarà Leandro Di Martino di Bottega di Sicilia e anche Miriam Aresta di Agromonte. Insomma, tutte aziende di un certo peso specifico nei vari mercati che, insieme ai ricercatori prima e ai manager del retail, insieme a me, comporranno questo dialogo. Non mi rimane che lasciare la parola. Mi congedo dalla diretta di LinkedIn e introduco a svolgere il primo intervento la mia ormai amica Sara Merigo di Istituto Piepoli. Ciao Sara, benvenuta. Ciao, salve a tutti. Allora, senti Sara, oggi ci troviamo a parlare di pasta. Voi avete fatto questa indagine qualche giorno fa, quindi è freschissima. Avete fatto un'indagine sulla relazione che esiste tra consumatore e cittadino, lo dicevo prima, e pasta di semola, ma anche poi con le passate di pomodoro. Esatto. Quindi ti lascio il microfono, io mi ammutolisco e ascolto con attenzione il tuo intervento. Grazie. Grazie a te e grazie a tutti voi. Condivido lo schermo come al solito e arrivo immediatamente. Allora, come diceva giustamente Andrea, abbiamo svolto un'indagine in particolare sulla pasta secca e sulle passate di pomodoro. L'indagine è stata svolta recentissimamente, quindi tra il lunedì 10 e lunedì 17 maggio, su un campione rappresentativo di 500 italiani maggiorenni con quote proporzionali per genere, età
età, area geografica e ampiezza centri. Il campione è sempre il nostro solito campione che chi ci ha visto anche nelle rilevazioni precedenti è lo stesso. Diciamo che abbiamo appunto fatto due focus, quindi li vedremo uno successivamente rispetto all'altro e ci concentriamo innanzitutto sulla pasta secca confezionata. Che cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto chiesto diciamo i livelli di consumo, quindi 9 italiani su 10 consumano pasta secca confezionata, in particolare vediamo delle quote diciamo maggiori sulle fasce centrali di età, quindi tra i 35 e i 54 anni, con una decrescita sugli over 55 una quota maggiore rispetto al 91 su base nazionale nel sud e nelle isole. Chiaramente in conseguenza dell'ultimo anno, quindi dell'anno della pandemia, abbiamo chiesto se fondamentalmente gli italiani hanno aumentato, diminuito o mantenuto invariato il consumo di pasta secca nel corso di questi ultimi 12 mesi e il saldo è positivo, quindi fondamentalmente possiamo appunto dire che in un certo senso la pasta è stato un po' il comfort food, no? di questi 12 mesi e quindi appunto vediamo un saldo positivo del 6% che si ottiene sottraendo coloro che dichiarano di aver diminuito il consumo a coloro che invece dichiarano di averlo aumentato. Chiaramente abbiamo anche cercato di capire quali possono essere i trend nel corso del prossimo anno, chiedendolo appunto, insomma dei prossimi mesi, chiedendolo appunto ai consumatori. Anche in questo caso, diciamo così, ci concentriamo sul saldo. Dopo, diciamo, in mesi di crescita che ci sono stati appunto nel corso dell'ultimo anno, potrebbe verificarsi una piccola contrazione del consumo di pasta secca. Infatti vediamo un saldo negativo, almeno 4% di, insomma, quindi fondamentalmente sono di più coloro che dichiarano che diminuiranno il consumo di pasta nel corso dei prossimi mesi. Quali sono però i driver fondamentalmente di acquisto? E quindi quali sono i tre aspetti più importanti che i consumatori prendono in considerazione quando acquistano in questo momento la pasta confezionata? Innanzitutto l'alta qualità, seguita poi dalla marca, dal formato, e al quarto posto, con un quarto fondamentalmente degli italiani, abbiamo il prezzo. Successivamente vediamo ad esempio il grano utilizzato nella produzione al 100% italiano con un 21%, elemento che in realtà compare al primo posto nei trend futuri. In ogni caso, prima vediamo le promozioni. Abbiamo fatto la stessa domanda sia sulla pasta che sulla passata e la passata di pomodoro. Vediamo un'alta propensione dei consumatori all'acquisto di questo prodotto specifico in promozione fondamentalmente. Vediamo infatti che il 17% acquista la pasta sempre o esclusivamente quando è in offerta o in promozione, percentuale che sale al 52% su coloro che l'acquistano spesso quando è appunto in promozione, e percentuale totale, diciamo così, che porta quasi 7 consumatori su 10 ad acquistare preferibilmente la pasta quando è in promozione. Questo chiaramente è un elemento, diciamo, da tenere in considerazione, perché appunto abbiamo visto che il prezzo è il quarto driver, ma il concetto di promozione rimane fondamentale. Come vi dicevo, il tema del 100% italiano compare al primo posto ed è un trend che stiamo valutando nel corso di questi mesi anche in altri mercati, il 100% italiano, come appunto un elemento che è fondamentale nei consumi futuri. Abbiamo infatti chiesto quali delle seguenti tipologie di pasta pensano che consumeranno di più rispetto a adesso. E fondamentalmente il 63% ci dichiara che consumerà, e degli italiani consumerà di più pasta 100% italiana,
il 23% la pasta integrale e il 16% la pasta biologica. Cifre, diciamo, percentuali minori sono quelle per la pasta prodotta con grani antichi o con farine speciali e proteiche e la pasta senza glutine all'ultimo posto con il 5%. In tutte le categorie facciamo una domanda molto, molto marketing, come la chiamiamo noi, e chiediamo fondamentalmente quali sono le marche che i consumatori associano di più al prodotto che stiamo, o insomma alla categoria che stiamo affrontando. In questo caso chiaramente l'abbiamo chiesto sulla pasta secca confezionata. È una domanda aperta e quindi diciamo gli intervistati possono rispondere al massimo tre marche. Vediamo che fondamentalmente Barilla la fa da padrone con il 68% delle citazioni, seguita da De Cecco con il 38% delle citazioni. Abbiamo poi più o meno allo stesso livello Pastarummo, Voiello, Divella e La Molisana e Garofalo fondamentalmente sopra il 10% delle citazioni. Ci terrei a precisare il fatto che le private label, quindi le paste di Conad, Coop e altre private label, coprono fondamentalmente il 5% delle citazioni. Vado un po' veloce, ma visto che sono due le categorie non volevo rubare troppo tempo. Quindi passiamo subito alla passata di pomodoro, quindi abbiamo fatto delle domande molto simili, così è possibile anche vedere i confronti. Il consumo di passate di pomodoro è lievemente inferiore rispetto al consumo di pasta, vediamo che infatti è l'86% degli italiani a consumare appunto la passata di pomodoro e non ci sono differenze nei consumi se non appunto nella fascia di età inferiore tra i 18 e i 34 anni, quindi non ci sono differenze a livello territoriale. Anche in questo caso abbiamo chiesto se era diciamo cambiato il consumo nel corso dell'ultimo anno a causa appunto della fase che abbiamo vissuto e fondamentalmente il saldo è decisamente positivo con un più 11% e chiaramente determinato dal fatto che abbiamo incrementato i nostri consumi domestici e quindi fondamentalmente abbiamo appunto anche incrementato il consumo della passata di pomodoro. E in particolare vorrei segnalarvi, e l'abbiamo segnalato sotto alla torta, che nel Sud Italia il saldo è ancora più positivo rispetto al totale paese e quindi abbiamo un più 16% tra coloro che dichiarano di averlo aumentato e coloro che invece dichiarano di aver diminuito il consumo di passata di pomodoro. Per quanto riguarda il futuro, anche in questo caso diciamo i prossimi mesi potranno essere decisamente positivi, anche se in un certo senso possiamo notare una sorta di calo fisiologico determinato dal fatto che c'è stato un incremento decisamente importante nel corso dell'ultimo anno, quindi anche in questo caso il saldo è positivo con un più 4%. Quali sono i driver di acquisto? Qui vediamo al primo posto il prodotto 100% italiano, già nell'acquisto odierno, diciamo così, seguito poi, come nell'altro caso, nel caso della pasta, dall'alta qualità delle materie prime, dal prezzo e dalla marca. Al quinto posto abbiamo ad esempio la varietà di pomodoro utilizzato, come per esempio San Marzano. Anche in questo caso, anzi ancora di più rispetto al caso della pasta, le promozioni la fanno da padrone da un punto di vista di importanza nel momento dell'acquisto, perché è il 74% diciamo così in generale a acquistare sempre o spesso il prodotto in promozione. E per quanto riguarda i trend futuro, anche in questo caso si conferma quanto vi dicevo prima, quindi il prodotto 100% italiano, mentre è il 25%, quindi un quarto degli intervistati, a considerare la possibilità di acquistare di più nel futuro le passate di pomodoro biologico. Esattamente come abbiamo fatto nel caso della pasta, anche in questo caso abbiamo chiesto quali sono le marche che vengono maggiormente associate alla passata di pomodoro e al primo posto compare Mutti con il 69% delle citazioni,
seguito da Cirio con il 44% delle citazioni. Vorrei farvi notare che anche se fondamentalmente Barilla non produce passata di pomodoro, ma sughi e diciamo prodotti, sughi pronti e salse, compare lo stesso nell'immaginario degli italiani e con il 13% delle citazioni. In realtà la categoria nel complesso delle private label insieme la fanno abbastanza da padrone perché sarebbero fondamentalmente al terzo posto. Infatti vediamo che Coop, Conad e le altre marche dei distributori coprono fondamentalmente il 15% delle citazioni dal punto di vista dei consumatori. Ho finito. Bene, bene Sara, ti ringrazio molto. Quindi abbiamo grazie già... a voi. Grazie a te. Abbiamo già molto materiale su cui ragionare. Non faccio nessun tipo di riflessione, mi riservo di farlo dopo. L'unica cosa a cui tengo è sottolineare come il punto di vista che abbiamo ascoltato è un sondaggio sugli italiani e sulle loro, come dire, comportamenti in termini di sentimento, cioè è un qualche cosa di emotivo che loro esprimono e che poi si traduce nello scaffale, ma quando vanno allo scaffale quello che poi gioca è anche la quantità. Quindi adesso quando ascolteremo l'intervento della dottoressa Fraulino capiremo quanta assonanza c'è rispetto a quanto espresso nelle opinioni e poi come si comportano davanti allo scaffale. Non perdo altro tempo, dottoressa Fraulino, le do il benvenuto, la ringrazio di essere qui e le lascio lo spazio per fare il suo intervento. Grazie, benvenuta. Buon pomeriggio a tutti. Anticipo che mi trovo molto d'accordo con la collega dell'Istituto Piepoli su tantissime tendenze, soprattutto per il futuro. Allora, mi appresto a condividere lo schermo. Ditemi se... Vedete? Dottoressa, vediamo tutto, se lo mette anche ecco, in schema presentazione può andare. Perfetto. Allora, ripeto, grazie a tutti, buon pomeriggio. Il mio intervento sarà sulla pasta di semola secca. Insieme andremo a vedere qual è stato l'impatto dell'anno del Covid sulla performance della pasta, come il Covid ha impattato o magari accelerato delle tendenze che già erano in atto e come invece ne può aver sviluppate di nuove per sostenere il trend del mercato nei mesi futuri. Ho portato anche degli accenni sul trend del mercato nei primi mesi del 2021. Contestualizziamo il mercato della pasta di semola secca all'interno del macro mondo del classico primo piatto italiano, quindi un mondo che nella sua complessità, considerando la pasta, i derivati del pomodoro, quindi passate, polpe, pelati, i sughi pronti, il riso, e la pasta secca all'uovo e ripiena è un comparto che vale circa 2,6 miliardi di euro e che mostra un tasso di crescita nel 2020 davvero eccezionale, un più 11%. Sono mercati questi che hanno avuto un grosso impatto, hanno tratto molto vantaggio dal lockdown, soprattutto dai primi mesi del 2020 e come potete vedere soprattutto la pasta di semola e i derivati sono quelli che sono cresciuti di più. Infatti tutti quanti abbiamo visto scaffali completamente svuotati soprattutto all'inizio del 2020. Il mercato della pasta di semola secca in realtà veniva da un passato dove soprattutto a volume aveva mostrato negli anni una contrazione lenta ma costante. Questo per effetto di cambi di stili di vita del consumatore che sempre di più riduce le quantità, che si rivolge a altre tipologie di piatti o comunque una dieta con un contenuto di carboidrati più basso. Il 2021 è un anno dove cominciamo naturalmente a leggere delle controcifre, i mercati che sono cresciuti molto cominciano a flettere, bene il gennaio-febbraio, il marzo-aprile ci confrontiamo con un marzo-aprile 2020 davvero eccezionale con crescite del 15-18% e poi con la ripresa anche della libertà, il ritorno al lavoro, il ritorno a scuola, quindi complessivamente la pasta di semola fa registrare un meno 5, i derivati del pomodoro sempre un meno 5 e poi via via tutti quanti gli altri. Maggiormente penalizzato è il mercato del riso, quasi un meno 9%. Concentrandoci, quindi focalizzandoci sul mercato della pasta di semola secca, quali sono le peculiarità di questo mercato?
Abbiamo visto quindi che l'esplosione del fatturato nel 2020, il 2021 in realtà abbiamo provato a fare un confronto saltando il 2020, quindi confrontandoci col fatturato del 2019, è ancora molto positivo, più 8,6, perché ripeto, un gennaio e febbraio sono stati assolutamente trainanti per tutto il 2021. La cosa particolare del mercato della pasta, che non è solo dell'anno del Covid, ma in realtà è un fenomeno che viene anche dagli anni passati, e questo gap tra la crescita a valore e la crescita a volume, come vedete, di quasi 5 punti. Questo cosa significa? Significa che il mercato si sta spostando verso segmenti di valore, stanno aumentando i prezzi. I prezzi aumentano fondamentalmente per due motivi. Il primo, quello più di breve periodo, è quello della pressione promozionale, che si è vista ridurre quasi 5 punti nel 2020. Un fenomeno crosso di tutto il mercato del largo consumo confezionato, grandi difficoltà a fare i piani promozionali, i volantini, ad approvvigionare gli scaffali. Una pressione promozionale che sta cercando di recuperare, ma nel 2021 è ancora sotto la media, vedete l'ultima colonna a destra, siamo ancora sotto di 3 punti rispetto al 2019. Un mercato comunque molto promozionato, quasi il 50% del fatturato della pasta è ottenuto attraverso una meccanica promozionale. L'altro elemento che viene più dal passato, che spiega questa crescita dei prezzi, è il fatto che il mercato si sta spostando verso prodotti che hanno una battuta di cassa più alta. Mediamente i prezzi sono aumentati del 4%, se ci confrontiamo con il 2019 i prezzi sono aumentati del 6%. Quali sono le caratteristiche del mercato della pasta di semola? Sicuramente è sulla tavola di tutti gli italiani, ma è soprattutto sulla tavola dei meridionali, perché un terzo del fatturato è realizzato al sud, il doppio rispetto a quello che viene invece ottenuto nel nord-est e un terzo in più rispetto al nord-ovest e rispetto al centro. Tutte quante le aree geografiche hanno però contribuito alla crescita del mercato nel 2020, come potete vedere i trend sono abbastanza allineati. La cosa interessante è che l'area più importante nel 2021 è l'unica area, il sud, che non mostra una controcifra, è sostanzialmente stabile, quindi vuol dire che il sud sta crescendo allo stesso livello, quindi a doppia cifra, del 2020, mentre le altre aree geografiche come il nord-ovest, nord-est e il centro sono tutte quante in controcifra. Abbiamo parlato delle aree geografiche, vediamo come sono invece i pesi e le performance dei vari canali. Tutti quanti i canali della GDO hanno contribuito alla crescita del mercato della pasta nel 2020, ad eccezione dell'ipermercato. Anche questo è un dato che condividiamo con tutti quanti i mercati del largo consumo confezionato. Molto bene i supermercati, che sono cresciuti dell'11%, ma in assoluto il discount, il canale più brillante. Un discount che è cresciuto del 16% nel 2020 ed è l'unico canale che anche nel 2021 mostra un trend positivo. La caratteristica nel mercato della pasta è che il discount è sotto media, cioè mediamente il discount vale nel largo consumo circa un 18%, è cresciuto molto soprattutto nella seconda parte del 2020, questo anche per l'accelerarsi della crisi economica che sta affrontando la popolazione italiana, mentre nel mercato della pasta vale solo l'11. L'altra peculiarità sempre della pasta di semola in termini di canali è il peso molto importante che hanno il tradizionale e la parte più bassa della GDO, cioè il libero servizio piccolo, le strutture sotto i 400 metri quadri. Complessivamente stiamo parlando di canali che canalizzano circa il 24% del giro d'affari della pasta, e questo è anche figlio del fatto che la pasta è così spostata verso il sud Italia, sud dove queste tipologie di canali sono molto diffuse e mediamente pesano il doppio rispetto al nord Italia. Un cenno sull'online.
Il mercato dell'online è ancora piccolo, vale l'1,3%, ha un tasso di crescita molto interessante del più 150% e nel 2020 ha fatturato circa 17 milioni di euro. Il mercato della pasta si muove tendenzialmente con due formati, il formato da 500 grammi che è la pancia del mercato, vale l'80%, e l'altro formato che è il chilo, che se mediamente a totale Italia vale il 14%, in realtà nel sud Italia vale quasi il 23% a valore, se ragioniamo a volume è un terzo, su alcune regioni addirittura sfiora la metà dei volumi. Entrambi i formati hanno contribuito alla crescita nel 2020 alla stessa maniera, più 10, più 11%, ed entrambi i formati stanno avendo la stessa controcifra nel 2021. Da analizzare sempre nell'ottica di una crisi che sempre di più si fa vicina nei prossimi mesi, è il fatto della battuta di cassa o comunque del vantaggio di prezzo che il chilo offre rispetto al 500 grammi. Mediamente un formato da chilo costa il 40% in meno rispetto a un formato da 500 grammi. Un modo per segmentare la pasta è quella delle miscele, delle farine. La pasta sostanzialmente è semola di grano duro miscelata con l'acqua. In realtà negli ultimi anni le miscele si sono arricchite. Abbiamo quindi la farina integrale, la pasta di cereali, quindi il kamut, il farro o mais e riso per i celiaci, abbiamo la pasta vegetale, quindi quella arricchita con le proteine vegetali, tutti quanti prodotti che l'industria e i retailer hanno messo sullo scaffale, hanno offerto ai consumatori per soddisfare dei needs sempre più impellenti, delle nicchie che oggi sono arrivate a pesare il 12% del mercato. Sono prodotti che nel corso del 2020 non sono riusciti a sostenere lo stesso trend di crescita della pasta classica, che come vedete cresce dell'11%, mentre gli altri segmenti hanno un tasso di crescita più basso, ma questo è dovuto essenzialmente al fatto della profondità degli scaffali e degli assortimenti, dalla difficoltà di approvvigionare il prodotto soprattutto nei primi sei mesi del 2020. Sono prodotti che comunque hanno dei prezzi medi di molto superiori rispetto al prodotto classico, come potete vedere sulla destra, indici prezzo che vanno da 1,5 volte della pasta integrale alle 6 volte della pasta vegetale. Ecco perché spesso hanno delle grammature, i PEC hanno delle grammature inferiori per abbattere la battuta di cassa. Sono prodotti che permettono comunque alle aziende presenti in questi segmenti di uscire dal circolo vizioso della pressione promozionale così aggressiva, che come avete visto è quasi del 50%, perché infatti in questi segmenti la pressione promozionale si aggira intorno ai 20 punti. Un altro modo per segmentare il mercato della pasta è sicuramente quello delle certificazioni, delle filiere, quindi le certificazioni della materia prima della produzione, e quindi biologico, senza glutine, 100% italiano. Il biologico nel mercato della pasta di semola vale il 5%, sopra media rispetto al largo consumo confezionato, dove mediamente il biologico vale un 2,6, non sembra però essere così performante rispetto al resto del mercato, nel senso che al di là del periodo Covid, ma anche prima, i tassi di crescita del mercato biologico non erano particolarmente positivi, anzi, tant'è vero che anche in termini di assortimento stiamo cominciando a leggere delle contrazioni. Mediamente il prodotto biologico costa il doppio rispetto a un indice prezzo di 200, costa il doppio rispetto a un prodotto classico. Il mondo del senza glutine, quindi il prodotto dedicato, quindi certificato dedicato ai malati di celiachia, vale un 3% del mercato, ha tassi di crescita costanti, quindi un più 6, un più 7% tutti quanti gli anni, è un prodotto molto costoso, costa mediamente 3 volte il prodotto classico, in genere sono prodotti a cui viene dedicato uno scaffale a parte, quindi insieme a tutti quanti gli altri prodotti della celiachia, quindi vengono diciamo estraniati un po' dal classico scaffale lineare della pasta di semola. E poi c'è la certificazione per eccellenza, quindi il grano 100% italiano. Col decreto ministeriale
2017 c'è l'obbligo di inserire nell'etichetta la provenienza del grano e il 100% italiano è stato un push importante delle vendite, un trend che posso dire essere trasversale a tutto il mondo dell'alimentare, un grandissimo trendsetter che ha subito un'accelerazione nel periodo del Covid. Ad oggi nella pasta il 46% del fatturato è ottenuto attraverso prodotti che riportano la certificazione del 100% italiano e la crescita di questo segmento è decisamente superiore ai prodotti non italiani e questo lo si vede anche dagli scaffali che stanno aumentando l'assortimento dei prodotti italiani. Il prezzo è mediamente un 20% superiore. Tutte queste segmentazioni, queste miscele, queste certificazioni, come avete visto, stanno portando il mercato verso un mercato, verso prodotti più di valore, stanno giustificando quella crescita del prezzo. In conclusione, quindi ci troviamo di fronte a un mercato sicuramente molto grande, 1,3 miliardi, un mercato maturo che al di là del momento Covid in volume non stava performando bene, ma anzi mostrava delle contrazioni in volume negli ultimi anni. Quali potrebbero essere quindi le tendenze da cavalcare che erano già presenti in passato e quali invece si sono manifestate durante il Covid? Sicuramente continuare a cavalcare questa offerta di valore attraverso le varie miscele che, ripeto, non sono più nicchie ma valgono il 12%. La certificazione dell'origine è sicuramente quella che ha fornito il più grande stimolo al mercato, anche se sappiamo benissimo che non c'è materia prima sufficiente per soddisfare l'intera domanda interna. Gli elementi che sono nati, che potrebbero far crescere soprattutto a volume il mercato, è aumentare la torta, quindi se lo smart working effettivamente potrebbe diventare una nuova tipologia di lavoro anche solo per alcuni giorni alla settimana, questo potrebbe rivitalizzare il consumo casalingo del prodotto e poi la spinta sul discount e su alcune tipologie di alcune grammature che possono offrire al consumatore un prezzo più conveniente. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Dottoressa Fraolino, mi scusi una domanda. Che cosa vede lei per i prossimi mesi a sentiment? Secondo lei cosa, mercato e poi se proprio vuole usare a strofinare ancora di più la sfera di cristallo anche la pasta. Che cosa vede lei nei prossimi mesi? Allora, sicuramente i mercati andranno in contrazione, i mercati che sono cresciuti tanto durante il Covid sicuramente andremo a leggere una controcifra, ma non così negativa come ci si aspettava nei primi mesi del 2020 quando abbiamo preparato dei dati di forecasting. Ci sarà una polarizzazione dei consumi, nel senso che ci sarà una fetta della popolazione che sempre di più si rivolgerà a prodotti premium, dove andrà a ricercare appunto queste certificazioni, questa sostenibilità che è sempre maggior fiducia dal consumatore, e ci sarà purtroppo una fetta sempre più importante di consumatori che si rivolgerà invece a prodotti che avranno una battuta di cassa più bassa, più economica, e quindi la pasta che è sana, gustosa ed economica potrà sicuramente avere una rivitalizzazione anche nei confronti di mercati come piatti pronti che in questo periodo invece hanno avuto il sopravvento. Grazie mille dottoressa, grazie davvero, grazie. Bene, insomma, di elementi ne abbiamo moltissimi. Il prossimo ospite è un manager del mondo retail, è della insegna leader di mercato di Conad e nello specifico di PAC 2000, è il dottor Massimiliano Rossi, a cui do il benvenuto. Ciao Massimiliano, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito, buonasera a tutti. Senti Massimiliano, qui di elementi ce ne sono molti, peraltro poi la tua azienda si rivolge a un vasto pubblico, perché voi partite dall'Umbria e arrivate fino in Sicilia, quindi come le ascoltavamo adesso dalle parole della dottoressa Fraolino, c'è oggettivamente una differenza di consumi
anche nei consumi pro capite, insomma, il Sud Italia è chi consuma più pasta al mondo. Prima tutti consumavano un po' di più alla fine degli anni 90, negli ultimi 20 anni il nord nei consumi pro capite è sceso moltissimo. Ecco, voi siete nel centro Italia, quindi da un lato avete ancora uno stile di vita molto vicino a quello del nord, però poi vi allungate inesorabilmente ed entrate anche in Sicilia da poco tempo con affrontando un consumatore completamente differente. La domanda che ti volevo fare, Massimiliano, è: com'è cambiato il rapporto tra pasta e consumatore visto dal retailer? Cioè, oggi Conad è un'azienda che sviluppa più del 30% delle vendite con la MDD. Quindi il rapporto anche con la negoziazione con i fornitori cambia inesorabilmente, perché voi siete marca. Qual è l'aggiornamento delle relazioni tra industria e retail alla luce di questa grande evoluzione che ha oggi il mondo del retail, appunto? Ma allora, il tema nell'ambito della negoziazione industria-retail, ti faccio una premessa: io non ho mai creduto alla muscolarità sul prezzo, ma neanche quando ho cominciato questo lavoro, perché poi le estenuanti trattative sul prezzo, quando fuori c'è un mercato sempre più complesso e competitivo da andare a intercettare, io lo considero autolesionismo, passatemi il termine. Le estenuanti negoziazioni sul prezzo poi di solito hanno un'utilità che è inversamente proporzionale al tempo speso, di solito, e vale un po' per tutti i settori. È un po' il passaggio dalla muscolarità, dalla contrapposizione a quella che forse possiamo definire una giusta posizione, quindi non più tirare in direzioni contrapposte sul prezzo, perché non è più quel tipo di mercato, non c'è più quel mercato, non esiste più, semmai esistito da tempo, bensì spingere entrambi, diciamo, se non nella stessa, almeno verso un ragionevole angolo di convergenza nel quale poi si gioca la parte negoziale. Poi la negoziazione si fa su tutte le leve di marketing alla ricerca di opportunità, quindi l'obiettivo comune, se mai occorresse ripeterlo, è il cliente, per cui non è certo il prezzo, insomma. È un mercato poi che comunque è in evoluzione, l'abbiamo visto, i dati confermano quello che leggiamo anche noi, c'è una segmentazione di valore, ragion di più, insomma. Ecco, Massimiliano, ti interrompo, perdonami, proprio su questo, parli di segmentazione di valore, qua poi volevo riportarti. Abbiamo ormai ascoltato sia nel sondaggio sul consumatore sia dalle risultanze dei dati RAI che c'è uno spostamento oggettivo verso l'alto da parte di preferenze da parte del consumatore, e faceva bene la dottoressa Farolina a sottolineare che questa attenzione dell'incremento del prezzo non è soltanto perché il prezzo in sé è aumentato, ma perché c'è uno spostamento di interesse del consumatore verso prodotti premium. Voi stessi sviluppate una marca del distributore in maniera piuttosto complessa, ecco, quindi voi avete diversi brand che si, all'interno di questa categoria, che si rivelgono all'area premium, e poi ci sono i primi prezzi. Ti faccio una domanda, te ne faccio due in una. Uno, come stratificate voi l'area premium? Due, e i primi prezzi che fine fanno? Ma allora io partiamo dalla fine, così ti rispondo un po' a entrambe, perché il discorso è articolato, ma cerchiamo di renderlo abbastanza lineare. L'abbiamo detto, il mercato è in evoluzione, sta traslando verso l'alto, quindi c'è questa segmentazione di valore, i dati lo dicono e lo confermano, insomma, le uscite alle casse. Per cui ci si sta spostando verso assortimenti che rispondono a geografie, formati, trend, politica commerciale del retailer, naturalmente. Abbiamo visto un mercato che si sta articolando, non è più quella categoria banale o monoprodotto che poteva essere una volta la pasta. Se dovessimo usare un parallelo, non so, l'assortimento della pasta non è più la Ford modello T che doveva andare bene a tutti, ma ormai è un abito su misura che poi ogni retailer si deve ritagliare. Quindi il prezzo, abbiamo visto, non è più solo il driver, le leve sono tante. È un mercato che, è vero, resta in parte commodity, se vogliamo usare una parola un po' forte, però solo parzialmente nella semola base, oltretutto, ma ripeto, solo in parte, mentre di là ci spostiamo nella parte più nobile, chiamiamola così.
È un mercato che, come dicevo, va interpretato perché, come accennavi tu stesso poco fa, soprattutto al sud ha una composizione che è diversa, per esempio, da quello che accade al nord. Qui da noi devi tener conto, oltre che dei forni dei grandi player nazionali e naturalmente della MDD, che è il nostro patrimonio, ma anche di fornitori locali che in area 4 arrivano a pesare anche il 40%. Quindi è un peso di tutto rispetto. Non mi soffermo su quello che è accaduto nel Covid, ma questo è chiaro a tutti ed è evidente, è stato detto benissimo dalla dottoressa Fraulino. Il primo prezzo, e qui chiudiamo, il primo prezzo per tanti motivi si va verso il premium, non si va verso il primo prezzo. È sufficiente la MDD per coprire quest'area? Noi presidiamo con la MDD, con un'alta qualità, e quindi c'è il nostro logo rosso e c'è la MDD che è in Everyday Low Price e fa quel tipo, svolge quel tipo di lavoro nella categoria. Dopodiché sul tema primo prezzo io non ci vedo spazio né per noi né per l'industria, ma perché comunque la pasta è un prodotto, è una delle linee forse che occupano più spazio all'interno dello scaffale. Quindi il prezzo lo vediamo ripetuto più volte, no? N volte sullo scaffale, diciamo una per ogni formato, quindi vediamo tanti, tanti slim, tante etichette. E dopodiché, e quindi è un prezzo che si imprime nella mente del cliente. Io da cliente, parlo per me, ma penso di ricordare 10 prezzi, poi in realtà ne ricordo 7, di cui 5 sbagliati, ma il punto vero qual è? Che forse i due che ricordo, uno dei due forse è proprio la pasta. Quindi diventa anche difficile spostare quel prezzo. Oggi il primo prezzo mediamente a 0,39, se vogliamo dare una soglia, domani immaginare che tutti quegli slim cambino e vadano a 0,45, butto lì dei numeri, ma tanto per dare un'idea, e vedere replicato questo numero sullo scaffale, la price impression si alza, cioè diventa anche difficile manovrare quel tipo di prezzi a scaffale. Senti, Massimiliano, si alza. Ecco, una domanda. A me ha incuriosito molto un aspetto delle due relazioni, che è quello della relazione tra il consumatore ed il prezzo, o meglio le promozioni. Cioè abbiamo visto da un lato gli italiani comprano moltissimo in promozione, abbiamo visto poi che invece si rivolgono verso l'area premium. Allora, diceva bene la dottoressa Fraulino quando diceva questo è un mercato che va lentamente, andava lentamente erodendosi e l'erosione veniva sostenuta da forti attività promozionali. Ecco, oggi il consumatore ha dimostrato che vuole qualcos'altro. Secondo te, dove si andrà a futuro? Cioè, quanto sarà importante l'aspetto promozionale se il consumatore vuole un prodotto di un certo livello? Allora, come dicevamo, se il prezzo non è più il driver, semmai c'è un'alta propensione all'acquisto in promo, e l'ha detto la dottoressa, che è cosa ben diversa e che comunque leggiamo effettivamente. Dopodiché, dove andremo? Il mercato secondo noi continuerà ad andare verso la parte più nobile. Ripeto, quindi è vero che crescono i discount, ma anche qui è cosa diversa dal dire che crescono i primi prezzi, perché anche nei discount il perimetro è cambiato. Cioè hanno inserito gli stessi discount, varie linee che si spostano, che si sono spostate dal primo prezzo, quindi è cambiato il perimetro, ma io stesso quando ero in Todis, quando creai l'arte delle specialità, che è la linea premium di Todis, una delle prime categorie che mettemmo dentro la linea fu proprio la pasta, e questo accadeva 6 anni fa, quindi era già un mercato che comunque stava andando in quella direzione e che continua ad andare in quella direzione. Quindi si sposta nella parte più alta, resta una pressione promozionale elevata. Qui secondo me poi con la pressione promozionale elevata ci si avvicina a quello che è il primo prezzo a scaffale, e quello che ho letto nei dati in realtà non c'era, ma secondo me il tema è che è vero che c'è la pressione promozionale molto alta, ma la fedeltà secondo me è più a un gruppo di marche che alla marca. E siccome questa è una categoria che noi retailer mettiamo spessissimo in promozione, praticamente in ogni volantino, vuol dire che per il cliente è facile trovare una delle sue marche preferite in promozione una volta alla settimana o ogni volta che frequenta un supermercato. Quindi è un motivo in più per dire che non è tanto il primo prezzo, quanto appunto sono molto fedeli alle promozioni, almeno nella parte bassa. Poi nella parte più nobile è chiaro, le logiche sono un po' diverse, l'abbiamo anche visto, i dati parlavano chiaro, l'intensità promozionale è più bassa, i prezzi sono più alti, quindi sono diciamo due mercati
ormai che si sono compenetrati, ma sono due mercati diversi e che vanno in direzioni giustamente diverse. La nostra stessa MDD, e chiudo così ti rispondo anche sull'MDD, oggi è presente con quattro brand, cioè non c'è solo il logo rosso, ma c'è anche Sapore e Dintorni con il prodotto italiano, Verso Natura con il prodotto bio, piuttosto che Accine senza glutine, più vari progetti che abbiamo comunque in cantiere. Quindi è un mercato che poi peraltro è frammentato soprattutto nella parte più alta, no? Con i vari player, poi magari ce lo racconterà il dottor Aquilano, quindi Boiello, Rummo, De Cecco, La Molisana, eccetera, eccetera. Per cui, senti, ecco, è un bel mercato da interpretare, sicuramente pieno di stimoli. Ecco, ma voi che avete questo prodotto a marchio così rilevante, e però dalle tue parole emerge la forte considerazione verso i brand come importante driver di acquisto del consumatore, nel momento in cui bisogna declinare verso il basso la scelta, l'assortimento, e si arriva ai formati più piccoli, che tipo di scelte fate voi in PAC? Ecco, hai usato il termine giusto, fare delle scelte, cioè il tema dello spazio in punto vendita qui è cruciale, il ruolo, se parliamo di prossimità, è chiaro che questa è una categoria di traffico, ma per definizione nella prossimità è implicita una minor pressione promozionale e una maggiore focalizzazione sulla marca, quindi sull'MDD, scusami, quindi intendo come marca la nostra MDD, che ormai appunto è marca a tutti gli effetti. Per cui è chiaro che poi gli assortimenti, quando hai a che fare con lo spazio, devono essere più calibrati e centrati. Lo spazio fisico oggettivamente è limitato, quando devi includere la MDD, i player nazionali, i player locali, più le varie segmentazioni, è chiaro che vai a fare delle scelte. L'integrale forse ne basta una, di far count idem, i formati più di servizio probabilmente le code le devi sacrificare, ma anche perché qui, se dovessi darti dei numeri, considera che andiamo dalle 250 referenze in un punto di prossimità alle oltre 400 in uno spazio Conad. Comunque sì, 250 sono un'entità di tutto. Importante. Di certo. Ragionare sulla pasta implica fare delle scelte, anche perché ogni nuovo inserimento, comunque ogni scelta, necessariamente porta con sé 6-8 referenze. Qui non parliamo quindi di un facing, perché chiaramente devi rispondere ai bisogni di una serie di formati, almeno 6-8 formati li devi inserire, oltre chiaramente che per avere visibilità, ma soprattutto per rispondere ai bisogni dei clienti. Quindi scelte doverose, devi contemperare need dei clienti, geografia del mercato, la tua politica commerciale, nonché di canale, però insomma poi per carità leggiamo i numeri e interveniamo e correggiamo. La ricetta perfetta non esiste, sicuramente, dato lo spazio che occupa questa categoria, le scelte sono doverose e calibrate. Senti, una domanda, una curiosità, esce dalla categoria pasta, ma si riallaccia al discorso, alla domanda iniziale sulla relazione con i fornitori. Ci sono qualche decina o forse qualche centinaio di fornitori che ci sta guardando in questo momento. È cambiato il modo di relazionarsi fra industria e retail, quindi voi verso l'industria, ovviamente per ovvie ragioni, per ragioni di distanziamento fisico, ma nel futuro si ritornerà alla normalità oppure ormai è un fatto acquisito la relazione a distanza e virtuale tra retailer ed industria? Qualcosa è cambiato, qualcosa è sicuramente cambiato. Intanto, visto che ci sono, hai detto, centinaia di fornitori all'ascolto, approfitto per una comunicazione di servizio: noi siamo ancora chiusi alle visite ai fornitori. Però adesso, a parte la battuta, qui è passato oltre un anno purtroppo da quando questa orrenda cosa ci ha costretti a rivedere i nostri metodi di lavoro, no? Dico è passato un anno perché poi qui il fattore tempo è fondamentale, perché in un anno abbiamo fatto tutto, quindi che vuol dire dai rinnovi contrattuali alle negoziazioni di routine, agli incontri interni, le riunioni tra cooperativa e consorzio. Che cosa abbiamo capito? Anzi, forse abbiamo ribadito che avere dei pregiudizi è sempre un errore. Io almeno da quando ho cominciato a lavorare, quando arrivavano i primi sistemi di video call, la prima cosa che sentivo dire: no, ma per certi questo in video non si può fare, ad esempio la negoziazione, la chiusura di un contratto, no, il video non va bene, bisogna incontrarsi fisicamente, penso l'abbiamo detto, ho sentito tutti questa cosa. Certo. Invece poi in oltre un anno abbiamo fatto tutto,
Gli effetti quali sono stati? Allora, sicuramente è vero, qualcosa si è perso, ma ci sono stati anche effetti positivi, cioè in una giornata la produttività aumenta. Immagino il fornitore che adesso mi sta ascoltando da Milano, che prima veniva qui a Perugia in PAC 2000 per un appuntamento, oggi probabilmente stando nel suo ufficio in smart working di appuntamenti ne riesce a fare 5, senza considerare i costi, no, di trasporto, di movimentazione, di macchine e uomini. Che dirti, si spersonalizza un po'? Probabilmente sì, ma probabilmente io credo che alla fine lasceremo gli incontri fisici alle cose che riterremo, scremeremo sicuramente, cioè la routine ormai l'abbiamo superata, lì non credo che si torni più indietro, né abbiamo intenzione di farlo. Poi su certe cose abbiamo capito appunto che le potevamo fare in maniera diversa, perché poi presentare un prodotto, io sono uno di quelli che il prodotto vuole toccare, vedere, assaggiare, che cosa facciamo oggi? Ce lo facciamo spedire in anticipo, facciamo la call col fornitore, quando facciamo la call per la presentazione di un prodotto abbiamo il prodotto in mano, lo assaggiamo con loro, lo commentiamo con loro, lo discutiamo con loro. Se ci pensi è un po' l'omnicanalità anche qui, cioè uniamo l'online, c'è cioè il fornitore in video e il prodotto fisicamente nelle nostre mani. E riusciamo a fare, oltretutto, voglio dire, in questo modo facciamo viaggiare un cartone con i prodotti anziché N autovetture con N uomini a bordo. Credo che anche questo sia comunque un risultato positivo. Chiudo dicendo, io ovviamente non vedo l'ora di tornare dall'industria e di far tornare l'industria da noi, ma sicuramente, come dicevo, non sarà più per la routine, il che forse e probabilmente darà anche più valore agli incontri che invece continueremo a fare fisicamente. E sono sicuro che anche chi era reticente a priori in questo periodo non avrà potuto che ricredersi. Non può più dire non si può fare, perché di fatto l'abbiamo fatto. Ti ringrazio molto Massimiliano, grazie per la tua testimonianza, grazie di aver partecipato a Cibus Lab, grazie. Allora, bene, proseguiamo e do il benvenuto al dottor Aquilano, direttore commerciale di De Cecco, benvenuto. Grazie Andrea, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito al dottor Ceglie per averci concesso questo spazio, abbiamo appena detto virtuale, in cui incontrarci. Oggi facciamo tutto, aveva ragione Massimiliano, oggi si fa tutto a distanza e lo facciamo velocemente. Io ho una domanda a bruciapelo, ma mi esce veramente dal cuore, dalla bocca e anche dal naso. Ma io ho ascoltato Istituto Piepoli prima e poi AIRAI parlare di esigenza del consumatore verso un prodotto 100% italiano, ma è vero che il grano italiano è così buono? Ma io prima di entrare nel merito di una domanda così diretta, cito quello che il Cavalier De Cecco ci ricorda tutte le volte quando in una certa misura parla del mercato, un grande conoscitore del mercato. Se parliamo di tonnellate equivalenti, l'Italia produce 4 milioni di tonnellate di grano equivalenti pasta, ma in realtà produce 6 milioni di tonnellate di grano equivalenti pasta. Per cui se potessimo valutare l'ipotesi di una autarchia produttiva, dovremmo rinunciare a un terzo della produzione. Questo è un dato di fatto. Sulla qualità del grano, io sono molto contento che tutti sottolineino le origini, perché per chi come De Cecco conosce molto bene la propria materia prima, parlare di qualcosa che non sia solo, adesso banalizzo il discorso, ma per fare un po' il filo con tutta la filiera, parlare soltanto di prezzi, di promozioni, ma aggiungere anche un altro parametro, qual è un parametro qualitativo, quello dell'origine, a mio avviso è l'incipit per aprire una riflessione più a 360 gradi. La pasta è uno di quei prodotti che riassume nel suo nome anche la dichiarazione degli ingredienti. Cioè dire pasta di semola di grano duro si assolve a due obblighi, quello di dichiarare il nome del prodotto ma anche quello della lista degli ingredienti, perché di fatto, come diceva Massimiliano, all'interno della pasta c'è semola di grano duro e acqua. L'acqua può essere non citata per sua semplicità, per cui di fatto nel riferirsi alla semola ci si riferisce anche all'ingrediente unico. Ecco che quindi il grano.
ma in realtà è un prodotto estremamente complesso a dispetto della sua formulazione. E il fatto che si inizi a parlare di grano 100% italiano significa che il consumatore, l'uomo della strada, ma anche il professionista, il trader, si pone di fronte a una domanda aggiuntiva. Qual è il prezzo, qual è la reperibilità del prodotto, ma anche qual è l'origine della materia prima. Per me questo è il viatico per iniziare a ragionare a 360 gradi su quelle che sono tutta una serie di caratteristiche. Io ne cito qualcuno, la molitura. In Italia sono pochissimi i pastifici che possiedono un molino. La maggior parte dei pastifici acquista semola dal mercato. Questo chiaramente impone un criterio che è quello di quello che è presente in quel momento, o anche, se vogliamo, delle considerazioni di tipo economico sugli andamenti delle semole, appunto, rispetto a chi acquistando il grano poi produce il suo prodotto, che è appunto la semola di grano puro. Ecco, ribadisco, molti pastifici non hanno un molino, ha delle implicazioni sia sull'organizzazione chiaramente della filiera che sull'attività di approvvigionamento. De Cecco ha un capitolato interno certificato per cui tutto quello che è grano oggi in 24 ore diventa pasta, nel senso il passaggio dalla molitura alla trasformazione, quindi alla pastificazione, in pasta avviene in un ciclo di 24 ore. È di sicuro un parametro. L'acqua è sicuramente un altro parametro. Utilizzare chiaramente un'acqua che abbia delle caratteristiche rispetto a delle altre ha un suo significato. L'impasto, che avvenga con una semola a grana grossa piuttosto che una semola molto ridotta, per tempi lunghi o corti, con un'acqua fredda o meno fredda, e da ultimo l'essiccazione. Oggi è un parametro che, grazie alle considerazioni sul danno termico e sulla furosina, ma anche sul valore nutrizionale della pasta stessa, è sempre più centrica. Essiccare a 3 ore ad alta temperatura o a 18 ore con temperature molto basse produce un effetto che non è solo qualitativo, ma determina il valore nutrizionale stesso della pasta, a livello di tenuta del valore proteico della pasta stessa. Ecco, io, per rispondere alla tua domanda, voglio pensare che l'incipit del 100% italiano, senza volergli necessariamente dare un grado valoriale, perché a mio avviso quando il grano è buono ovunque esso sia stato coltivato. Se il timore di molti è quello dei pesticidi, del glifosato, ci sono delle analisi, sono anche molto economiche, con cui si può assolutamente valutare una partita di grano, ovunque esso sia stato coltivato, e giudicare se in funzione di questi risultati il grano merita o non merita un apprezzamento qualitativo o l'appellativo di superiorità che serve per fare poi delle paste premium. Senti, oggi il mercato è in profonda evoluzione, si sposta verso un'area che voi presidiate da sempre, e questo è pacifico, però quando io interpreto l'evoluzione gli do anche un'altra lettura, gli do un'evoluzione al di là del discount, ma gli do un'evoluzione proprio in termini di personalità con cui il retail si impossessa della categoria attraverso la sua MDD, che è sempre più profonda e stratificata, e quindi è da un lato cliente e dall'altro, ogni giorno che passa, sempre più competitor. Come si è evoluta la relazione con retailer alla luce di questa evoluzione del retailer? Ma guarda, io credo che i numeri che ha presentato la dottoressa Merigo abbiano poi trasferito questo concetto. In Italia esiste una grande affezione ai brand. Allo stesso tempo mi sembra di poter rilevare che il lavoro della marca del distributore non abbia ridotto degli spazi, l'abbia ampliato in un certo modo, abbia trasferito informazioni, perché chiaramente sono bravi quanto l'industria di marca a trasferire questo genere di messaggi. Adesso, come giustamente anticipato, siamo di fronte a un momento di grande rottura. I numeri che la dottoressa Merigo ha anticipato, quindi il più 6 di fine 2020 e il meno 5, se non ricordo male, di inizio 2021, non traducono che
trasferirebbero un saldo matematico di più uno, che quindi farebbe pensare a, fondamentalmente a un ripristino di una linea di coerenza con quello che è successo nell'epoca pre-Covid, in realtà non trasferisce quello che sta davvero succedendo nel mondo della pasta. Ci sono più di 12 punti di trasferimento quote all'interno dei pastifici. E se andiamo effettivamente a vedere qual è l'impatto che probabilmente era già nell'aria e che Covid ha accelerato, possiamo leggerci dentro una vera variazione strutturale della domanda del consumatore e di come l'industria si sta ponendo per rispondere. Al fianco della distribuzione, perché io credo che mai come in questo momento, lo dico nel mondo pasta, ma probabilmente il discorso può essere allargato anche ad altri ambiti merceologici, mai come in questo momento l'industria e la distribuzione devono parlare non con gli slogan, ma con i numeri, con le analisi di categorie, con i dati che sono in grado di trasferire quella che è una domanda in continua evoluzione e sullo scenario che si paventa, anche relativamente a un bisogno di gastronomia che è man mano venuto a crescere. Una volta mi piaceva dire che la pasta mista, che in tante regioni d'Italia sapete essere una pasta che ha diverse trafile al suo interno, che raccoglie l'heritage di chi ha, in fondo alle varie confezioni, alla fine mescolava tutte le rimanenze e creava un formato nuovo, se vogliamo. Ecco, da molti anni ha chiaramente una sua autorevolezza. Bene, in Campania, se dovesse nucleare la Campania dal resto dell'Italia, la pasta mista è il secondo formato di vendita. Se l'industria non è capace di discutere con la distribuzione e trovare la formula, ma si limita a rispettare l'assioma di penne, spaghetti e fusilli, che sono il numero uno, il numero due e il numero tre del mercato a livello nazionale, ecco, nel caso specifico della Campania, mancherebbe a un obbligo verso il suo consumatore. Questo è una facile lettura di un category management che da sempre De Cecco porta avanti, ma oggi in realtà stanno emergendo tutta un'altra serie di fenomeni molto più, se vogliamo, filiformi, molto più trasparenti, che si stanno via via addensando sempre più velocemente, che riguardano tutta una parte di chef a casa. Il Covid è stato un incredibile velocizzatore di attività che in una certa misura portavano i consumatori ad essere un pochino stanchi del paradigma tradizionale, su un mercato dove le prime 10 referenze assorbono circa il 62% degli acquisti, per cui il facile errore che si può fare, che l'industria e la distribuzione può fare, è quello della deriva assortimentale, di andare, di far fronte, di mirare al bersaglio grosso delle 10 referenze trascurando quelli che sono tutta una serie di trend. Io ribadisco, per tornare al tuo spunto, io credo che mai come in questo momento ci si trovi di fronte veramente a un cambiamento epocale della domanda e dell'offerta, ma anche del livello di collaborazione che industria e distribuzione devono manifestare per poter avere una lettura efficace di quello che effettivamente il consumatore vuole. Ti ringrazio tantissimo, grazie Carlo del tuo intervento, grazie della partecipazione. Bene, adesso io ho il piacere di avere come ospite l'amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Cellie. Antonio, ti do il benvenuto, benvenuto a Cibus Lab. No, grazie a te Andrea, ovviamente non voglio rubare tempo ai relatori perché in backlog abbiamo dei protagonisti del largo consumo, del grocery, che è un po' la categoria che ha avuto un anno di rivincita, no? Una delle cose del Covid è questa vecchia scarpa dei prodotti, come dire, shelf stable, che sembrava essere destinata a un declino strutturale, ha ritrovato magicamente una sua funzione d'uso grazie alla sua capacità di fornire soluzioni di scorta in un periodo pandemico, ma anche perché in effetti consente al consumatore di avere accesso a prodotti di straordinaria qualità. Non dico per piaggeria, ma tutte le aziende qui presenti hanno sono una rappresentazione tassonomica di questa polarizzazione dei consumi a clessidra, no? Verso l'alto da un certo punto di vista e anche verso il basso, grazie al contributo, secondo me, sincero di alcune marche private, tra cui Conad, che in questi ultimi 18 mesi
ha un po' rimesso le cose a posto. Abbiamo avuto tutti noi delle deviazioni di consumo un po' creative. La riduzione del potere d'acquisto, la difficoltà di accedere ai punti vendita ci ha riportato il setup nel fatto che in fondo pasta, pomodori, prodotti di base, non dico la farina che forse quello è stato un momento di fluvio, certo, di esercizio. Straordinario. Esatto, superato. Senti Antonio, ma volevo farti una domanda. Non a caso per venire sono anche tutti i protagonisti dell'export, perché se noi siamo cresciuti dell'export a double digit negli ultimi 10 anni lo dobbiamo ai prodotti grocery, grazie esatto. alle straordinarie performance di pasta, pomodoro, olio o finalmente confectionery e whatever, che grazie alla loro natura competono con successo sugli scaffali, addirittura con un premium price 50, 60, 70% su categorie che i retailer esteri hanno banalizzato. Uno dei meriti dei retailer italiani è che oggettivamente hanno evitato di banalizzare la categoria del grocery, fornendo una profondità di assortimento quando va in giro per il mondo non trova da nessuna parte. Cioè, è la distintività che poi alla fine riesce a fare la differenza. Senti, a proposito di internazionalizzazione, qui siamo a fine maggio, cominciamo a vedere come dire, il diradarsi delle nebbie forse, e cominciamo a pensare a come tornare, se non una normalità, a un modello rinnovato post-Covid, dentro cui le fiere devono avere un ruolo. E voi che vi siete dati quindi come obiettivo la fiera ai primi di settembre, al 31 di agosto, qual è la situazione? Ma innanzitutto la situazione secondo me è quella che, come diceva giustamente il dottor Rossi, caratterizzerà un po' la funzione delle fiere nei prossimi anni, no? Allora, siamo d'accordo che questa pandemia ci ha insegnato a investire meno tempo a viaggiare e di più, secondo me, a pensare e a progettare. Vale anche l'esercizio del Cibus Lab che stiamo vivendo adesso, certo, no? Avere 400 iscritti, a rotazione 200 persone online, avendo la possibilità di condividere con dei top manager dell'industria, questa cosa ci insegna che molto spesso alcune esperienze convegnistiche forzosamente in presenza possono essere facilmente surrogate da eventi online che possono esponenzialmente aumentare l'audience. Ne è un caso il Cibus Forum, non dell'anno scorso. Le fiere però assumeranno un ruolo ancora più centrale, perché si diraderanno gli appuntamenti in presenza, ma aumenterà la funzione, diciamo così, di chiusura della relazione durante la fiera. Quindi quello che stiamo riscontrando in questo momento in Italia e all'estero, parlo anche per alcuni buyer italiani, non soltanto per quei stranieri, è che sono molto soddisfatti di avere finalmente un evento in presenza, perché possono fare tutte quelle cose che non sono tutte, forse non sono tante, forse sono abbastanza, ma sono importanti, che non possono essere fatti online, che sono da un certo punto di vista aspetti negoziali, ma soprattutto aspetti esperienziali sul prodotto. Quindi mi ha fatto molto piacere ricevere la disponibilità alla visita da parte della maggior parte dei buyer italiani, così come anche di alcuni buyer stranieri che vanno da Mercadona a X5 Retail in Russia, no? Quindi stamattina ero in call con Alice Castellani, che si occupa di incoming, abbiamo avuto la chiusura del cerchio, no? Abbiamo cominciato la settimana con Mercadona, abbiamo finito con X5, abbiamo fatto tutto, come dire, l'arco dell'europeo, perché c'è questa voglia di tornare a vedere i prodotti, vedere le aziende, capire le cose e venire da parte straniera e anche vedere come sono i nostri punti vendita, perché sto ricevendo molte richieste da parte dei retailer europei, dei retailer anche overseas, di venire e vedere le aziende, ma vedere anche i punti vendita. Perché questa logica della multicanalità, ma soprattutto della profondità assortimentale, è un unicum, come dire, quasi antropologico che abbiamo in Italia. Sia come imprenditori, noi abbiamo N tipi, la passata di pomodoro, che è un prodotto apparentemente banale, abbiamo qua degli esempi, no? Dal prodotto mainstream dell'MDD fino al ciliegino di Agromonte, che qui, cioè, abbiamo veramente uno spettro di offerta passando per il latterino di Mutti e il brand storico di Cilio. Quindi non c'è nessun paese che anche in categorie facili
che hanno consumi pro capite uguali, penso al Belgio, in Belgio si consuma il rosso come da noi, non è che siano molto diversi da noi, eppure l'assortimento è straordinariamente povero, c'è un triplo concentrato, c'è una passata, c'è una polpa. Quindi secondo me è il momento opportuno, il 31 agosto, e sto riscontrando una grande disponibilità al mercato per fare uno show-off di alfabetizzazione, da un lato degli assortimenti in Italia, ma anche e soprattutto degli assortimenti esteri, perché l'Italia è unica e distintiva non soltanto come prodotti, ma molto spesso anche come logiche di categorie. Antonio, grazie mille per la tua partecipazione al Cibus Lab e grazie per averci rincuorato che si tornerà a incontrare i buyer internazionali e fargli provare i nostri prodotti. Grazie a voi, grazie a tutti e complimenti, mi raccomando, continuiamo su questa strada perché queste attività di, diciamo, di divulgazione sono molto importanti per tutti, non soltanto per le fiere che le promuovono, ma penso anche per la community, perché avendo ascoltato alcuni interventi, ascolterò anche gli altri come ho fatto in tutti i precedenti appuntamenti, devo dire che abbiamo dato un contributo molto contemporaneo che molto spesso voi editori, noi fiere, non riusciamo a divulgare, a deliberare in maniera così efficace. Grazie davvero a tutti della partecipazione. Grazie Antonio, e sì, è vero, faccio anche io una breve riflessione. Tu sei un po' il deus ex machina di questa iniziativa, è giusto dirlo e ricordarlo, e quindi molto del merito di tutto quello che si sta costruendo, insomma, è no, grazie. Non volevo una cattaccia benevolenza. No, no, era una realtà. Grazie Antonio. Bene, allora andiamo avanti con il nostro programma. Ho il piacere di avere come ospite Maurizio Schiraldi, direttore generale di COP, Tattò Paride, a cui do il benvenuto. Maurizio, benvenuto, apri il microfono. Eccoci qua. Ciao Maurizio. Ciao e grazie di questo invito. Ho sentito con grande interesse tutti gli interventi, perché sono diversificati e complementari, quindi non c'è stato nulla di, diciamo, che non mi abbia permesso di prendere appunti. Ho scritto dappertutto, mi mancavano le mani alla scrivania. Devo dire che l'analisi della dottoressa Merigo è interessante perché è un'immagine di mercato attuale. La dottoressa Paolino è molto bello perché io credo molto al category management gestito praticamente con dei dati in maniera quotidiana, no? Frequente, l'utilizzo dei mercati. Allora, se da una parte c'era la tendenza dal punto di vista del cliente, dall'altra ci sono i volumi che sono fondamentali, perché quando si guarda il volume, si guarda che cosa succede nel discount. Quando si guardano i clienti, ti parlano delle marche. Quindi se analizziamo l'analisi della dottoressa Merigo, ovviamente si parla di notoriety brand, quindi Barilla, De Cecco, Rummo. Quando invece si va a vedere dove la gente compra, noi abbiamo che il discount, che era al 6,5% di mercato nella 90, diciamo prima del 2000, è arrivato al 18%. Questo mercato, non dimentichiamo, io devo qui a Ugento, che è un paesino, diciamo, molto noto della bellissima riviera pugliese, la quota di mercato del discount è il 60%, nella regione Puglia è il 38%. Quindi io ricordo che anche per parlare di Torino, perché io ho lavorato in tutta Italia, a Racconigi la quota di mercato del discount era il 35% quasi 10 anni fa. Quindi vuol dire che il cliente va a comprare molto nel convenience store, perché il discount è una parola che è rimasta solo nell'insegna di MD, per il resto l'hanno tolta. Ah no, anche lì. Quindi anche MD la tolta. Che è la spesa intelligenza, che è il supermercato, che è cosa giusta. Allora, adesso noi sappiamo che sono ormai più di 10 anni che i consumi si polarizzano verso il trading up e verso il trading down. Quindi cosa fa un pastificio? Se rimane nel mid market, insomma, va a fare quella negoziazione muscolare per la quale uscirà dagli assortimenti. Un appunto molto positivo, io non conoscevo Massimiliano Rossi, però sono stato molto interessato dal fatto che lui ha condiviso quello che dice. Cioè, non è la muscolarità della negoziazione che con le industrie di marca, bene o male, è diventato quasi una continua ripetizione, ma è la capacità di conoscere i clienti, i mercati e di proporre cose nuove ai consumatori. Perché cosa abbiamo capito? Se stai fermo sul mid market, alla fine farai un meno 5. Devi differenziarti verso il trading up, con le paste di cereali, quelle che pesano 250 grammi, come diceva la dottoressa Paolino, perché costano mediamente più care,
e devi quindi battere i grani antichi, il grano Verna, il grano Temiano, cioè si stanno riscoprendo il famosissimo dalle nostre parti senatore Cappelli, no? Certo. Quindi è vero che sono delle nicchie, però la verità è che questi sono mercati che crescono. Stessa cosa, c'è il problema che il discount, per quanto assorba a memoria l'11% di un mercato che vale il 18%, a volume però assorbe tanto, perché ha un prezzo medio molto più alto. Quindi un pastificio deve rivolgersi sicuramente alla qualità, e per quanto riguarda De Cecco lo fa nella sua vita. Io quando sapevo che c'era De Cecco volevo chiederti: ma qual è De Cecco? No? Perché effettivamente io ricordo che un conto era Fara Filorum, non mi ricordo se è Fara Filorum Petri o Fara in Sapina, però credo Fara Filorum Petri. Fara San Martino, vedi, l'ho sbagliato tutte e due. Però io ad esempio sono amante di Cecco, sono diventato sovrappeso anche grazie a questa cura di carboidrati. E quindi diciamo, quello che ho sentito è tutto molto giusto, cioè rimanere nel mid market è un problema serio. L'analisi dei volumi dimostra che la gente vuole spendere meno. Il fatto stesso che il 70% della pasta e il 74% dei rossi, ecco, te lo volevo chiedere, venga comprato in promozione, vuol dire che la gente tende a fidarsi della marca, ma se la può pagare di meno evita di comprarla al discount. Però io, scusami, ti faccio una domanda, Maurizio. A me questo dato ha colpito. È vero che è necessaria la promozionalità, è altrettanto vero che il consumatore, a quanto pare, dà un occhio al prezzo, ma in altre situazioni abbiamo visto dare più importanza al prezzo. L'olio, faccio un esempio, perché ha una battuta ovviamente unitaria molto alta. Ora, ma la necessità del promozionare, siamo sicuri che è rivolta verso il consumatore e non sia invece un'esigenza di chi sta di qua, o del retailer o del produttore? È un'esigenza se tu sei fuori prezzo. Cioè, se l'olio si vende a un certo in promozione, è perché quando è a un certo livello a scaffale non lo vendi, quindi lo vendi solo in promozione. Ma questo, per farne una, era il mercato dei cellulari degli anni 80. Nokia, o lo vendivi in promozione, il 94% dei cellulari si vendevano in promozione. Quindi vuol dire che se tu ti metti in un prezzo che non è il tuo, e poi è chiaro che devi vendere a basso prezzo. Poi, insomma, dovremmo aprire un discorso che è estremamente lungo. Perché anche vendere l'olio extravergine d'oliva a 2,90 euro vuol dire che non si può fare. Esatto. Perché io che vivo in una regione di produzione, io sotto i 7 euro non lo compro. Non so se è chiaro, ma sfugio. Quindi là andiamo nel... Quindi io no, direi... Per me esiste una distonia tra quelle che sono le reali esigenze del consumatore rispetto a quelle che sono le esigenze di chi produce e qualche volta di chi fa retail. Noi proviamo a seguire il consumatore. Chi non segue il cliente, io credo che ci possiamo sbagliare nel farlo, però chi non segue il cliente ha dei problemi seri. Credo che non possa più lavorare in questo contesto. In questo contesto devi sapere cosa vuole il cliente. Magari lo interpretiamo male, però lo facciamo. Io, ad esempio, personalmente lo faccio tutti i giorni. Un'altra cosa importante è sulla qualità della pasta. Noi abbiamo una legge, la 580 del 1967, vedo che sorride il dottor Aquilano, perché si è obbligato a fare pasta di solo grano duro con almeno il 13% di proteine, che di valore proteico. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi io penso che noi importiamo circa il 30% del grano, perché l'Italia è il primo paese produttore al mondo di pasta, 6 volte più della Russia e 3 volte più di Brasile e Stati Uniti, che la esportano perché non consumano tantissimo, e noi importiamo grani per forza di qualità. Perché? Perché la legge prevede che noi prendiamo dei grani con un valore proteico superiore al 13%, anche al 15%, Francia, Canada, quindi noi non possiamo importare granaccio. Quindi diciamo che l'Italia produce un grano di qualità eccellente, e i nostri panifici fanno questo, per la maggior parte, io credo, in maniera seria. E poi l'importazione deve essere fatta di un grano di qualità. Quindi ci sono le favole che dicono che c'è il grano di scarsa qualità, perché insomma un'industria si sottoporrebbe a un rischio incredibile. Come anche la favola che il pomodoro l'ha portato Marco Polo nel 1292, che quando è arrivato Marco Polo da Kublai Khan, in Italia producevamo pasta da 300 anni. Quindi il distretto di Palermo, Trabia, nell'852 faceva la pasta. Quindi sono
Pensa che questa notizia, non so se lo sapete, l'ha inventato il Macaroni Journal nel 1938, perché siccome gli americani pensavano che la pasta Little Italy vendeva ad un prodotto di bassa qualità, per nobilitarla hanno detto che proveniva dalla Cina. In effetti dalla Cina provengono i noodles, non la pasta di fomento. Adesso io non so se che cosa ti possa dire. No, io invece ti voglio fare un'ultima domanda. Abbiamo visto i consumi del 2020 crescere moltissimo per tutte le ragioni che la dottoressa Fraulino ci ha brillantemente esposto. Abbiamo visto un po' di flessione, ma nemmeno troppa. Nel 2021 mi è piaciuta molto la comparazione 2019-2021, che peraltro io anche io farò in un prossimo mio editoriale tra qualche giorno. Chiedo a te, al di là della situazione dei primi quattro mesi che ci vede pareggiare quello che è stato il risultato del primo quarter del 2020, ma nei prossimi mesi che cosa vedi tu all'orizzonte per la GD? Da giugno in poi una crescita, perché io la gestione 2019-2021 la gestisco dal primo di gennaio, quindi a progressivo vedo quello che diceva la dottoressa Fraulino ogni settimana. Innanzitutto c'è un problema di pressione promozionale, perché nei primi 4-5 mesi l'anno scorso tutti i distributori hanno spento la pressione promozionale. Credo che il dottor Rossi la pensa come me. E quindi noi abbiamo usufruito di un aumento notevole della spesa media e una rarefazione della frequenza di spesa a causa delle limitazioni alla viabilità. In quel periodo, se vedete bene, io i dati di Rai li leggevo con frequenza, Rai evidenziava che i discount nei primi quattro mesi non crescevano. Perché? Perché erano quelli di piccolo taglio, quelli di piccolo taglio. No, perché anche i grandi, perché erano localizzati in periferia. E siccome la gente quindi andava nella prossimità, chi è cresciuto di più sono i negozi di prossimità. Esatto. Io volevo dire, scusami Maurizio, i discount di piccolo MD è cresciuto tantissimo perché ne ha tantissimi di piccolo taglio. Invece i nomi più noti. Esatto. Ora quello che ho visto io è che fino alla fine del mese di maggio ci sarà una sofferenza generale, no? La grande distribuzione è andata abbastanza bene i primi tre mesi, adesso sta soffrendo. Penso che da giugno dovremmo tutti quanti salire a vedere dei numeri in nero, fermo restando che però la pressione promozionale, cioè il gioco della promozione, sarà abbastanza importante, soprattutto laddove i distributori sono attaccati dal discount, e comunque questo è abbastanza importante. Quindi mentre all'inizio del 2020, Massimiliano me lo potrà confermare, c'era un po' un trend generale, finito il 2019 si pensava a tutti, ma insomma c'è troppa attività promozionale, probabilmente ci sono anche delle sacche improduttive, forse è meglio abbassare di un punticino, 0,8, 1,2, abbassare un po'. Poi invece abbiamo visto che, come dire, gli eventi ci hanno portato a abbassare molto di più di quello che si pensava, ma era già nelle intenzioni del retailer abbassare. Post emergenza sanitaria, tu invece vedi una necessità all'incremento? Io ti dico quello che succederà secondo me. Poi siamo tutti a dire no, io non ho fatto la promozione. Dipende, come diceva giustamente Massimiliano Rossi, quando tu sei in prossimità la promozione serve meno. Quindi dipende dalle strutture di vendita che hai, perché noi siamo molto nella prossimità e abbiamo una pressione promozionale, diciamo, di prima prossimità che non raggiunge il 10%. Ma ci sono strutture, ad esempio gli ipermercati, a me non risulta che ci sia oggi un ipermercato che fa le everyday low price, no? Se non consideriamo Esselunga, quelli di 4.000 metri, ipermercati. Che non fa nemmeno lei le everyday low price. Aumenteranno la pressione promozionale, io ne ho la certezza. Poi vediamo cosa succede. Massimiliano, ti invito a accendere il microfono, cosa ne pensi tu? Ma sì, poi probabilmente, ma ha detto benissimo il dottor Schirardi, ognuno farà le proprie scelte in funzione del canale e del mercato, e noi sai siamo un'azienda multicanale, quindi le logiche sono estreme, chiaramente prendiamo la piccola prossimità piuttosto che lo spazio Conad dell'ipermercato. Ma ci sarà una tendenza alla crescita? Ma è molto oggi darti dei riferimenti, considerando che io il 2020 lo considero un anno da non prendere, e speriamo che ovviamente non si ripeta una roba del genere, ma commercialmente da non prendere in considerazione.
Quello che già stiamo vedendo peraltro è che i canali stanno ritracciando, cioè si sta un po' tornando a quello che c'era prima della pandemia, quindi insomma adesso gli iper stanno un po' ripartendo col discorso della riapertura dei centri commerciali, le prossimità stanno tornando indietro, che erano state dipinte come grande fenomeno, staremo a vedere. Sicuramente i canali torneranno a un equilibrio che è un po' più simile a quello che avevamo prima di questo caos. Poi queste sulla pressione promozionale è chiaro che ci sarà competizione, quindi e questo è necessario. Chi ha capitalizzato il 2020 e chiudo progettando, pianificando, impostando strategie, probabilmente le troverà. Chi ha fatto la formica che il grano, chi ha fatto la cicala che il grano se lo mangiava, non pensando a quello che sarebbe accaduto, perché poi molti si sono cullati su risultati effimeri e dovuti soprattutto a quello che è accaduto, temo che andrà in difficoltà, ma è fino anche banale dirlo. Grazie Massimiliano. Maurizio, un'ultima battuta. Sì, volevo dirti una cosa proprio, attenzione, prego. Io ti dico che la pressione promozionale aumenterà da 1 a 2 punti, 1,5. Il problema è il perimetro della promozione. Beh, spesso noi nella pressione promozionale mettiamo un ampio perimetro ma una bassa efficacia. Io credo che si concentrerà l'efficacia e si ridurrà il perimetro. Se tu vedi, faccio un esempio, le politiche pubblicitarie di Conad, da cliente, mi permetto, sono incentrate su pochi articoli che restano nella memoria. Cioè un conto è andare a fare vedere la convenienza, e lo stanno facendo anche altri, su un perimetro ristretto ma proponendo al consumatore un prezzo competitivo. Un conto è allargare estremamente il perimetro dell'offerta. Quindi un punto e mezzo. Però se concentrato bene può essere utile alle società che hanno una rete di attrazione. Maurizio, grazie mille. Andrea, in effetti, grazie. Sì, Antonio. Hai detto questo ingresso a pie pari. Abbiamo la stessa percezione, cioè attività promozionali più che ritorneranno più focalizzate, perché alla fine abbiamo capito che tra l'efficienza e l'efficacia delle promozioni c'è una bella differenza. Anche lato industria sarà fondamentale con la distribuzione trovare SKU, cioè fare traffic building con alcune offerte mirate, anziché farle in maniera indistinta su prodotti che comunque ruoterebbero a prescindere, perché comunque la promozione purtroppo riduce la marginalità non solo dell'industria ma anche della distribuzione. Certo. Questa visione, ecco, una cosa che ci ha lasciato la pandemia è che si può vendere quasi uguale ma spendendo abbastanza o molto meno sia per l'industria che per la distribuzione. Scusate l'incursione. No, anzi, grazie del contributo a conferma di quanto stava dicendo Maurizio opportunamente adesso. Maurizio, io ti ringrazio tantissimo della tua partecipazione. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie mille. Bene, allora proseguiamo i nostri interventi. Adesso ho il piacere di avere come ospite il dottor Andrea Antonelli delle Rugantine. Dottor Antonelli, benvenuto. Buon pomeriggio Andrea e grazie dell'invito. Stavo grazie. Pensando se rimanere o andarmene, perché ormai avete praticamente detto tutto, quindi... No, anzi, ci manca il vostro contributo. Abbiamo parlato molto del front-end retail consumatore, adesso siamo ansiosi di conoscere il suo, ma insomma tutto ciò che riguarda il pensiero di chi della filiera che sta dietro al retail, insomma. Voi operativi nel mondo della pasta all'uovo, qual è stato secondo lei l'aspetto che ha caratterizzato il 2020 e che cosa ne avete tratto e che come vi state comportando nel 2021 rivolgendovi al consumatore? Allora, sicuramente nel 2020, nel corso della pandemia, l'italiano, diciamo il consumatore medio, ha ritrovato insomma rifugio nelle tradizioni. Questo vuol dire che da produttori di pasta all'uovo ovviamente abbiamo visto inizialmente anche un po' un calo, che poi è stato un po' colmato dal fatto che il consumatore era più preso, insomma, diciamo con... l'home made di pizza piuttosto che pane, piuttosto che la riscoperta di tante cose che prima venivano fatte in casa, piuttosto che sulla pasta all'uovo, anche perché insomma la pasta all'uovo c'è da quello che abbiamo visto noi un andamento sempre maggiore rispetto al prodotto secco, ripieno escluso ovviamente, e quindi non abbiamo, anzi abbiamo visto un incremento dovuto ovviamente a tutta la questione
di corsa alle casse, no? Nel primo periodo di marzo-aprile, no? Del 2020. Però, dottor Antonelli, mi perdoni, nel momento in cui il consumatore si è rivolto così tanto ai consumi in casa, avendoci ovviamente l'impossibilità di realizzarli fuori per tutto ciò che conosciamo, è cambiata la relazione tra il prodotto e il consumatore? Cioè c'è un aggiornamento anche nel tipo di relazione tra prodotto e consumatore in termini di comunicazione, reputazione, eccetera? C'è un'evoluzione in questo aspetto? Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Il digital e nello specifico i social hanno accelerato moltissimo questa cosa. Se vogliamo fare un attimino un passo indietro, se pensiamo che la grande distribuzione, tra le varie cose, nasceva come anello di congiunzione tra l'industria e il consumatore, quando poi si sono palesate un po' le responsabilità dell'una e dell'altra, è venuta più, diciamo, la ricerca da parte del consumatore a questo punto di avere una relazione diretta anche con l'industria, la quale ovviamente non riusciva a rispondere, secondo il nostro punto di vista, non è riuscita a rispondere se non tramite il marketing, quindi tramite la comunicazione. È importante oggi la comunicazione diretta con il consumatore attraverso i social, quindi l'online? Diciamo che il social, sotto questo punto di vista, secondo noi è la miglior risposta, nel senso che, ripeto, si è passato da una comunicazione, una tipologia di comunicazione monologica, quindi io industria parlo, tu consumatore ascolti quello che ho da dire e al massimo che può succedere, se non ti va bene quello che dico, non mi compri i prodotti. In realtà adesso tramite i social, tramite il digital è tutto più amplificato, quindi c'è una comunicazione dialogica, quindi tra l'industria e il consumatore e viceversa, quindi c'è una vera e propria interazione e da lì ovviamente diventa tutto più importante, e soprattutto per l'industria diventa un appuntamento a cui non si può mancare per scoprire, insomma, per anticipare anche le nuove tendenze. Ma voi, per esempio, state facendo investimenti per incrementare il raggio d'azione e di relazione con il consumatore finale? Noi sicuramente curiamo molto l'aspetto relativo ai social media e al digital in generale, ovviamente. Se si considera che la dottoressa Paolino prima ha fatto un appunto specifico su quella che è l'incidenza del mercato della pasta da grano 100% italiano, noi abbiamo cominciato a lavorare su essenza di grano praticamente nei primi mesi del 2019, poco prima che scoppiasse tutta quanta la situazione pandemica, e questo è a dimostrazione del fatto che noi quel trend, quella tendenza l'avevamo già scoperta, e non tramite dei dati che ancora erano un po' vaghi, no? E abbiamo fatto il valore della rilevanza delle materie prime era già oggetto delle vostre attività ancora prima delle esplosioni, insomma. Assolutamente sì, e non solo, perché comunque dopo la modifica, la variazione di tutte quante le norme sull'etichettatura che hanno implicato l'obbligo di come dire, di inserire l'origine della materia prima, quindi nel nostro caso ovviamente del grano, oggi abbiamo visto che non basta più, quindi non basta più inserire la denominazione di origine, non basta più dire 100% italiano, non basta più dire, rimane tutto molto, c'è una grande, da quello che abbiamo visto noi, c'è una grande sfiducia da parte del consumatore. E forse è quella che l'ha portato anche a scegliere un prodotto più vicino, perché ovviamente, come abbiamo visto anche prima, l'origine non è sinonimo di qualità per forza, a prescindere, no? Certo. Ci sono molti grani esteri che forse nel fatto 100 del grano italiano ovviamente hanno delle qualità diverse, hanno delle qualità maggiori.
Ovviamente abbiamo anche noi dei grani molto molto importanti, come quello che abbiamo selezionato noi, che è il grano Duro Maestà, che è un po', non vorrei essere ripetitivo, ma è un po' la risposta a tutte quante le esigenze del consumatore di oggi, perché oltre ad avere una grande vocabilità alla pastificazione, è un grano che ha un alto contenuto proteico, un alto indice di glutine, che non è da confondere con l'indice glicemico, e quindi comporta ovviamente tutto il complesso un apporto nutrizionale corretto, adeguato, e soprattutto in termini di qualità, di bontà del prodotto, reca un'esperienza di masticabilità e di passione proprio nel voler mangiare il prodotto, no? La pasta. Quindi la strada delle rugantine segnata è quella della qualità della materia prima sotto il profilo della produzione e della una relazione più profonda e diretta con il consumatore finale. Sbagliato, dico bene? No, è esattamente così, esattamente così. Noi abbiamo percorso questa strada perché in qualche modo ce l'ha comunicato il consumatore. Poi è vero che comunque nei social ci si va a targettizzare un po', no? Rispetto a quella che è il proprio mercato. Quindi è un po', come dire, come vincere facile. In realtà non è così, perché, come anche, ripeto, abbiamo visto prima, si allarga sempre di più la forbice dei consumatori, del consumatore che sceglie anche non solo un grano 100% italiano, non solo una varietà, una pasta di qualità, ma anche un po' tutto quanto quello che c'è dietro, quindi anche alla rivalorizzazione di tutta la filiera, che è un po' il concetto principale che noi andiamo a esporre poi con la linea Essenza di Grano. Perfetto. Dottor Antonelli, grazie mille per la sua partecipazione, grazie mille. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie mille. Bene, proseguiamo, è il turno della società Steriltom e ho il piacere di dare il benvenuto al dottor Alessandro Squeri, direttore generale dell'azienda. Buonasera, benvenuto. Buonasera, salve a tutti e grazie per questo invito. Grazie Antonio, grazie Alice, grazie Riccardo, grazie a tutti. Grazie a lei. Allora, Steriltom si pone su un mercato diverso da quello che abbiamo appena menzionato, è il mercato del pomodoro, un mercato che comunque abbiamo visto citato nell'analisi della dottoressa Merigo. Qual è l'aspetto che può influenzare quest'area sulle materie prime? Cioè, abbiamo visto che c'è una grande richiesta da parte del consumatore italiano del prodotto 100% italiano, ma voi pensate davvero che questa debba essere ovviamente necessariamente l'unica soluzione da prospettare al consumatore italiano? E se sì, la produzione italiana, che è fra le più importanti al mondo, quanto deve essere privilegiata verso gli italiani? Perché non dimentichiamoci che lo scorso anno ci siamo trovati senza prodotto e quindi all'estero magari si trovava ancora, in Italia ce n'era di meno. Sì, beh, prima di tutto forse devo un attimo precisare il nostro punto di vista, che è un po' diverso da... Sì, è vero. Perché nel senso, qui parliamo di consumatore italiano, sì, ma noi non vendiamo al consumatore italiano, almeno non direttamente, no? Perché come Steriltom noi siamo un'azienda che è specializzata nei canali food service, è vero, ristoranti, bar, mense, eccetera, e sull'industriale. Quindi noi in verità forniamo gli ingredienti, forniamo l'ingrediente pomodoro o polpa di pomodoro per chi fa sughi pronti oppure piatti pronti. Ecco, quanto è importante la sostenibilità nel mercato del pomodoro, la qualità e la sostenibilità? Beh, chiaramente oggi conta sempre di più e è sempre presente, diciamo, da quello che sembrava un requisito corrispondente a una certificazione anche facile da ottenere, insomma così, quindi quasi un qualcosa per dire sì, siamo sostenibili, bene, ciao. Oggi sta diventando un punto di vantaggio competitivo, in particolare per noi che lavoriamo nell'industria, cioè sempre più vediamo che i nostri clienti, quello di Barilla, di Nestlé, stiamo non solo dandogli
garanzie che quello che viene coltivato, fatto da noi, è altamente sostenibile, ma stiamo creando proprio dei progetti insieme di filiera. Quindi la sostenibilità sta diventando una chiave per integrare maggiormente la filiera. Oggi noi abbiamo nostri clienti, anche grosse multinazionali, che vengono dai nostri agricoltori nei campi per finanziarli. Sembra strano, ma siamo pagati dai nostri clienti per finanziare delle operazioni di sostenibilità nel campo. Ora, devo dire che l'Italia sotto questo punto di vista è assolutamente prima del mondo, almeno nel nostro settore pomodoro. Non ci invidia nessuno, anzi, prima ho citato Nestlé. Nestlé ha in qualche modo visto il protocollo di coltivazione dell'Emilia-Romagna, chiamato qualità controllata, un po' come modello per il suo protocollo per la coltivazione pomodoro, per esempio. Quindi, nel senso, siamo un po' presi come modello. Detto questo, ciò non basta. In Italia forse quello che manca in termini di sostenibilità lato agricolo è la tecnologia. Cioè oggi noi abbiamo una coltivazione tradizionalmente sostenibile per cultura, per regole che ci siamo posti. Ci manca però il lato tecnologico, quindi gli investimenti in tecnologia. Questo è quello che anche come Steriton stiamo cercando di fare, qui appunto lungo la nostra filiera stiamo cercando di creare come un club di nostri fornitori, dove noi andiamo a sostenere i loro investimenti in nuove tecnologie. Faccio un esempio banale, può essere dal drone, può essere dalla sonda che ti permette di vedere l'umidità del terreno, e quindi c'è l'agricoltore che ha l'iPad, può controllare quali parti del campo veramente necessitano l'irrigazione e quando. Quindi questo permette un risparmio idrico e anche vediamo che migliora la qualità del pomodoro, perché se tu irrighi il pomodoro solamente quando la pianta ha effettivamente bisogno, diminuisci lo stress sulla pianta e vedi che nel tempo migliora, ha meno bisogno di trattamenti successivi, quindi c'è anche una riduzione di eventuali malattie e quindi di eventuali trattamenti chimici per queste malattie. Ecco, negli anni però si è assistito molto a una riduzione, no, degli appezzamenti della produzione a discapito della resa, che è incrementata molto. Cioè, voi siete molto concentrati proprio nell'ottenere la massima resa da ogni spazio? Ah no, allora guardi, questo no. Anzi, diciamo che già da un po' di anni sto cercando delle aziende sementiere, soprattutto qui in Italia, perché con le multinazionali viene difficile parlare, chiedendogli: non cerchiamo semi che massimizzino la qualità, ma il gusto. Chiaramente è molto difficile parlare di gusto con aziende sementiere che giustamente si basano su dati in qualche modo scientifici, cioè il termine buono è difficile da identificare come, cioè diciamo è buono per me ma magari non per qualcun altro. Quindi diciamo è difficile da isolare scientificamente anche il concetto di dolce, per esempio, perché non è sempre collegato alla quantità di zucchero, perché ci sono diversi tipi di zuccheri, come interagiscono tra loro, eccetera. Però già da tempo stiamo studiando con aziende sementiere nuovi tipi di culture che ci possano, di cultivar, che ci possano permettere di migliorare il gusto più che la quantità. Avete degli obiettivi a livello internazionale che volete realizzare o che eravate prefissi di percorrere o di approfondire? Obiettivi di territorio, ovviamente, o anche di cliente? Beh, guardi, noi allora negli ultimi 6-7 anni siamo passati da 24 a 82 paesi dove oggi siamo presenti. Sicuramente possiamo dire che siamo leader in tutta Europa. Noi oggi come Steriton sostanzialmente siamo un'azienda che fa pomodoro non su retail, solo su food service e sull'industriale. Quindi mentre tutti hanno cercato di creare un brand nel retail, noi abbiamo fatto la scelta opposta in qualche modo, cioè nessun brand e su prodotti e su canali differenti. Nonostante questo abbiamo triplicato il fatturato negli ultimi 6-7 anni, siamo cresciuti molto, e questo grazie alla nostra specializzazione, perché noi siamo specializzati praticamente in un solo prodotto pomodoro, che è la polpa. In questo siamo numeri uno Abbiamo detto, scegliamo un prodotto per essere numero uno in questo. Facciamo le cose semplici, lo stabilimento è organizzato per un solo prodotto, quindi super efficienza. Attenzione sulla qualità, perché siamo in grado chiaramente per questo prodotto di fare tutti i tipi di qualità,
forniamo dalla multinazionale al piccolo produttore siciliano, sardo, così, che fa prodotti di alta qualità, però che cerca un tipo di polpa, per esempio, da pomodoro lungo, biologica, quindi insomma un po' più speciale come tipo di prodotto. All'estero siamo già presenti, dicevo prima, se sull'Europa siamo leader di mercato e oggi un punto di riferimento veramente per tutti, credo ci sia ancora molto da crescere sul Nord America e sull'Asia. Credo che oggi sono i mercati più interessanti. Sul Nord America c'è un tema di crescita per, diciamo, in termini di entrare nei canali giusti, ma c'è un tipo di mercato che è già sviluppato, perché comunque c'è un forte consumo di pomodoro, lo conoscono, hanno gusti magari un po' diversi perché piace molto salato, concentrato, ma più o meno ci siamo. L'Asia invece è un tipo di mercato dove manca, cioè dove è la cultura del prodotto a deficitare, insomma, non c'è un consumatore maturo. Ecco, sì, c'è da lavorare non solo a livello di entrata nei canali giusti, ma anche a livello di cultura, perché se fanno la pizza col ketchup c'è qualcosa che non va, e allora devi spiegargli, insomma, come certo. il tipo di prodotto giusto, perché poi la cosa peggiore è che in molti paesi in Asia c'è un concetto di pizza, diciamo, stile americano, cioè pensano che la pizza viene dagli Stati Uniti, e spesso proprio non, sì, proprio mancano del concetto del prodotto che deve essere fresco, che si deve vedere il pezzettino, quindi cose che sembrano ovvie per noi, ma... Certo, certo. Dottor Squeri, grazie mille della sua partecipazione al Cibus Lab, grazie. Bene, proseguiamo, adesso parliamo sempre di pomodoro, però scendiamo, ce ne andiamo nell'isola Sicilia e qui rimarremo fino alla fine, e ho il piacere di avere come ospite a Cibus Lab il dottor Leandro Di Martino di Bottega di Sicilia, benvenuto. Grazie Andrea, grazie, buonasera a tutti. Io devo dire che sono molto innamorato della vostra isola, ve lo dico proprio sinceramente. Grazie. Trovo sempre occasione per parlarne e ricordarlo. Allora, parliamo di Bottega di Sicilia. Che cosa fa l'azienda e su quali prodotti punta principalmente e su quali mercati? Assolutamente, io cerco di collegarmi anche ai dati citati dalla dottoressa Merigo, focalizzando l'attenzione soprattutto su alta qualità e tracciabilità della materia prima. E per questo, infatti, per cercare di capire appieno la natura, la mission e la vision di Bottega di Sicilia, è doveroso fare un breve cenno all'azienda madre del gruppo di cui fa parte Bottega di Sicilia, che è la Libretti. La Libretti è una delle aziende leader che opera da 60 anni nel comparto agroalimentare, con quasi 35 milioni di euro di fatturato e più di 100 ettari di prodotto sottoserra. Prevalentemente merce rossa, che si occupa nello specifico proprio di produrre, lavorare e commercializzare il fresco sotto tutte le fattispecie, quindi sia in termini varietali sia in termini di formato, tanto per il PL quanto per la marca privata. Quindi immaginiamo tantissima merce, tantissima materia prima di altissima qualità, che ovviamente o per esigenze di mercato o per conseguenze di mercato, quindi immaginiamo che il prezzo di uno dei competitor esteri è un prezzo più aggressivo rispetto all'anno precedente, o un esubero in produzione, ci ritroviamo delle rimanenze di magazzino, ripeto, eccellenti, che ovviamente avevano un tasso altissimo di deperibilità. Quindi da qui nasce essenzialmente Bottega di Sicilia, quella per rispondere all'esigenza di evitare una rimanenza di magazzino della Libretti SRL nella prima fase, nella fase embrionale, per poi ovviamente cercare di allungare lo shelf life del prodotto, mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e quindi ridurre drasticamente, se non del tutto, il gap tra distanza tra i mercati e, ripeto, l'alta deperibilità del prodotto fresco. Senta, quindi... voi oggi quindi siete operativi sia col vostro marchio sia con la private label. Il posizionamento di prezzo adeguato qual è? E poi quanto è importante la promozionalità per il vostro prodotto? Sicuramente il posizionamento è un posizionamento medio-alto, ma deve essere ovviamente studiato, e come diceva, voglio collegarmi anche effettivamente a quello che diceva il dottor Aquilano, che industria e distribuzione devono parlare con i numeri e quindi cercare di trovare il giusto prezzo e il giusto posizionamento per ogni singolo prodotto in base ovviamente alla categoria presa in considerazione.
Questo secondo me oggi è ancora più importante rispetto agli anni precedenti, perché come abbiamo evidenziato dopo questa situazione ovviamente anomala della pandemia, il consumatore finale, per quanto possa essere in fin dei conti ancora price sensitive, ma comunque molto molto più attento a quelle che sono effettivamente qualità del prodotto e ovviamente la tracciabilità della materia prima, soprattutto per quanto riguarda le salse, le passate, le conserve in generale. Quindi questo secondo me è un dato essenziale da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda la pressione promozionale, sicuramente è importante, ma come diceva il dottor Celli, sicuramente è più importante cercare di creare un traffic building, quindi provare a fare delle pressioni promozionali su dei prodotti su cui ovviamente vogliamo veicolare una certa comunicazione, un certo marketing. Quindi, e poi quali sono i vostri obiettivi nei prossimi mesi? Voi avete appena ultimato anche un nuovo magazzino, un nuovo stabilimento di produzione. Assolutamente. Alla luce di questo investimento, quali sono i nuovi obiettivi? Sicuramente quello di implementare la gamma dei prodotti, la linea di prodotti sotto tutti i punti di vista, soprattutto cercando di acquisire quote di mercato, come la nostra vision ci preme fare. Nel caso specifico sicuramente stiamo puntando tantissimo negli States, perché abbiamo appena concluso delle collaborazioni importanti sia per quanto riguarda il retail, quindi parlo di grocery di alto profilo soprattutto su Manhattan e dintorni, e una importante collaborazione con una piattaforma sempre statunitense che ci permette tramite cadenze periodiche di creare una sorta di co-marketing che ci mette in contatto direttamente sia col cliente finale sia con gli stakeholder sotto tutti i punti di vista. Quindi è molto interessante, ma grazie e soprattutto, come hai ben detto tu Andrea, effettivamente questa cosa è fattibile solo grazie all'acquisizione del nuovo stabilimento, che ci permette di essere molto flessibili e di dedicarci anche in maniera molto importante al food service, che si spera ovviamente prenderà di nuovo piede dopo questo, purtroppo, questa brutta parentesi. Ecco, certo. Questo è essenzialmente. Bene, Leandro, io ti ringrazio tantissimo della tua partecipazione al Cibus Lab, davvero, e in bocca al lupo col nuovo stabilimento, soprattutto giù di volumi, e cerchiamo di mantenendo sempre la qualità. Questo è giusto. Sempre la qualità. Grazie Leandro. Grazie. Bene, passiamo all'ultimo ospite, rimaniamo in Sicilia, è una ospite, oggi ci sono tanti uomini, se ci fosse Rula Gebreal avrebbe qualcosa da ridire. Presento Miriam Arestia dell'azienda Agromonte, anche questa azienda siciliana, conosciuta, rinomata. Benvenuta. Grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora, che cosa ci racconta di Agromonte? Quali sono le attività di Agromonte in questo periodo e quali sono gli obiettivi che si è prefissa per quest'anno? Potrei proiettare, avevo preparato una brevissima presentazione. Prego, però. Prego. La vedete? Sì. Ora la metto in modo presentazione, così eccola, ci siamo, via. Ok, allora innanzitutto faccio un breve cenno a quella che è la storia dell'azienda. Agromonte è un'azienda familiare, nasce nel 2000 a Chiaramonte Gulfi. Le origini sono riconducibili al 1970, quando mio padre si occupava di orto frutta fresca piuttosto di semi lavorati per grandi industrie conserviere. Ma la crescita più importante, diciamo, per l'azienda si ebbe nel 2008, quando venne lanciata per la prima volta sul mercato la salsa pronta di pomodoro ciliegino. Fu una vera innovazione, poiché allora non esisteva il mercato, il segmento delle salse pronte, e si parlò proprio di una rivoluzione all'interno del mercato dei rossi. Siamo stati pionieri all'interno di questo mercato e questo ci riempie d'orgoglio. Da allora i nostri valori non sono mai cambiati, parliamo infatti di famiglia, parliamo di territorio, infatti
infatti siamo correlati al nostro territorio, non potremmo esistere se non ci fosse il territorio stesso. Parliamo di qualità della materia prima, a cui siamo sempre orientati, cercando di garantire quella che è un'eccellenza qualitativa, e parliamo anche di tradizione. Parliamo di tradizione perché cerchiamo sempre di portare nella nostra offerta ciò che è la tradizione siciliana, rivisitandola in chiave moderna. E il 2020 per Agromonte, diciamo che è stato un anno molto importante perché, come diciamo, il mercato in generale, il mercato di Rossi nello specifico, ha avuto un incremento importante del 13%. All'interno del mercato dei Rossi la nostra azienda ha avuto una crescita del 26%, ma facendo un focus nel mercato delle salse, possiamo vedere che nelle salse che hanno un delta del 13%, Agromonte ha avuto un più 19. Un più 19 che è naturalmente dettato da un lato Covid, perché infatti diciamo che ha seguito quello che è stato il trend del mercato stesso, ma dall'altro ha avuto una percentuale molto elevata anche rispetto alla concorrenza lato vendite, e sicuramente questo dettato dalla qualità percepita del consumatore che è stata molto, molto elevata. Il 2021 onestamente ci aspettavamo un anno negativo, una controcifra importante, e infatti così è stata all'interno diciamo del mercato in generale. Infatti il mercato ha chiuso con un meno 9,9 totale Rossi, e nelle salse abbiamo un meno 1,1. Agromonte nel totale Rossi chiude a un più 16 ed è l'unico brand a chiudere in positivo, e addirittura abbiamo un più 10,5 nel mondo delle salse. Anche questo conferma, diciamo, che la strada è quella giusta, e il consumatore continua a gratificare l'azienda e il nostro brand. In futuro l'azienda cosa vuole fare? Innanzitutto, naturalmente, oltre ad essere presenti in quelli che sono i segmenti esistenti, infatti negli anni abbiamo cercato sempre di lanciare dei prodotti in segmenti quale passate, portando anche una sorta di innovazione, no? Parliamo di passata siciliana, sempre collegata al nostro territorio, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di innovare all'interno del segmento stessi che abbiamo creato. Quindi abbiamo lanciato la salsa gialla di pomodoro ciliegino giallo piuttosto la variante della passata. Al contempo nel 2020 ci siamo presentati ad un target diciamo diverso, ad un consumatore che in questo caso sono i bambini, lanciando una salsa pronta di pomodoro ciliegino biologica. In futuro l'azienda quindi, oltre ad essere presente nei segmenti esistenti, non si preclude la possibilità di studiare quelli che sono nuovi segmenti ed esplorare altro. Vedremo nel prossimo futuro. Bene Miriam, perfetto, può levare la presentazione? Perfetto, ok. Io direi che siamo arrivati al traguardo, la ringrazio molto della partecipazione. Grazie Miriam. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare ancora qualche affermazione o fare qualche chiusura prima che io chiuda tutto, siamo tutti a posto. Bene. Allora, no, faccio io una domanda al dottor Di Martino. Apra il microfono, Leandro. Sì, arrivo. Eccoti qua. Senti una cosa, secondo te... il consumatore in questo anno, quando si aprono di nuovo i consumi con l'out of home, e voi che siete così interessati all'out of home, tu credi che c'è esigenza di un'estensione della gamma, oppure la gamma così com'è in generale, l'offerta nazionale, è un'offerta che oggi è ben quadrata per quello che viene richiesto al consumatore finale? Io credo che comunque... come mi collego anche a quello che diceva effettivamente Miriam, non si finisce mai di cercare di capire e comprendere quali sono le esigenze del consumatore in generale o della categoria che nel nostro caso ci appartiene. Sicuramente un dato fondamentale sarà la cura della materia prima, e quindi l'approccio che, a prescindere che possa essere un trasformato, l'approccio che si avrà sulla materia prima, quindi il biologico o una produzione a residuo zero, secondo me farà da padrona. Quindi è molto importante questo segmento, e si deve cercare di dare la giusta attenzione, secondo il mio punto di vista, e senza trascurare ovviamente
la qualità del prodotto standard o convenzionale che ad oggi fa da padrone assoluto. Quindi sono entrambi caratteristiche fondamentali del nostro comparto, ma il biologico, secondo il mio punto di vista, se questa era la domanda, il biologico avrà una notevole importanza nel comparto. Perfetto, Leandro, io ti ringrazio tanto, faccio i complimenti a voi e a Miriam, due aziende straordinarie in un comparto dove siete entrambi molto brillanti sul mercato. Grazie a tutti voi ospiti, ricordo ancora in sequenza la dottoressa Sara Merigo di Istituto Piepoli, la dottoressa Fraulino di AIRAI. Secondo me oggi i vostri interventi sono stati strategici per alimentare poi tutta quella che è stata una profonda discussione e analisi che è stata realizzata con il dottor Massimiliano Rossi di PAC 2000, che saluto, Carlo Aquilano, dottor Aquilano di De Cecco, che ha dato anche lui un grande contributo, Maurizio Schiraldi, il dottor Schiraldi, grande manager della distribuzione, sempre originale, assolutamente ironico, le rugantine, Sterilton, insomma eccellenze fino ad arrivare alla nostra Sicilia, eccellenze che ci caratterizzano in Italia ma soprattutto nel mondo, e grazie a voi possiamo essere qui, almeno visti tutti i guai che passa il nostro paese, però di qualche cosa ci possiamo forgiare di essere nell'ambito del mondo dell'alimentare ancora un grande paese. Grazie a tutti voi, grazie a quelli che ascoltatori. Grazie a te, Andrea. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Siamo ancora 81 persone che ci stanno seguendo, quindi a questi stoici... Andrea. Sì, prego. Allora, volevo dire che è normale che un siciliano... Ripeto, io mio nonno è di Palermo, quindi parlo da sudista, se vogliamo. Veda bene il bio. La Sicilia è la prima regione al mondo come produzione di prodotti biologici, seguito dal sud, la Puglia e la Calabria. Quindi sono sicuro che c'è un mercato estero molto forte per la Sicilia relativamente al prodotto biologico. C'è anche quello italiano, ma l'italiano per il momento resta ancora una nicchia. Tra l'altro gli affari vanno abbastanza male, basta vedere i conti economici delle aziende distributrici del biologico e quelle che hanno lasciato il mercato. Tipo Piacere Terra, ti ricordi che era di Eurospin, Piacere Terra che poi ha abbandonato, quindi è un mercato che sta soffrendo parecchio. È così, hai ragione, non solo, chiudo proprio dicendo che la Sicilia è uno dei nostri alfieri nell'esportazione, ancora di più. Poi un suggerimento per l'industria, se possibile. Sì, prego. Piazzate la distribuzione sulla merceologia, perché il problema più grosso è che le persone a volte confrontano i prodotti senza analizzare la parte tecnica. La merceologia, quella di Johann Beckmann, 1793, che è antesignana della facoltà di economia e commercio. Studiare le merci, perché un pomodoro, ci sono pomodori, ce ne sono 16 tipi in Italia che arrivano. Però parlare di merci, perché la qualità va pagata. E se Farinetti è stato bravissimo ad alzare il prezzo dei prodotti, a recuperare delle realtà come la Luisia, e ha dato la possibilità a tante piccole aziende di farsi vive, per tenere la qualità bisogna insegnare dall'altra parte che esiste un processo qualitativo che non è semplicemente pomodoro, perché pomodoro è una parola, ma dietro c'è una storia enorme. Prego. Consideri che fino a pochissimo tempo fa, parliamo di circa 10 anni fa, non esisteva il ciliegino, nel senso che fondamentalmente si parlava soltanto di passata di pomodoro piuttosto di sughi al pomodoro, quindi già ci si è evoluti, nel senso che il consumatore inizia a capire quello che è il ciliegino, almeno in Italia, ciliegino barra datterino, ma già all'estero diventa un po' più complicato, perché all'estero viene apprezzato moltissimo ciò che è il made in Italy e la provenienza del pomodoro che sia italiano, ma cercare di spiegare quello che è il ciliegino, quindi cherry tomato piuttosto datterino, il datterino è ancora più complicato, perché la traduzione di datterino diventa anche cioè difficile in inglese, talmente il consumatore non è proprio, non è a conoscenza, perché da sempre c'è stato soltanto il pomodoro. Sì, diciamo che io sono un amante della cultura gastronomica, quindi il pomodoro di Pachino c'era 10 anni fa. Però... Intendo ne conservare. Sì, sono d'accordissimo, però diciamo che
questi pomodori ci sono in Italia da 500 anni. Da 500 anni. È vero che voi, io ho conosciuto Agromonte qualche anno fa e mi ha stupito e sono diventato un consumatore perché eravate gli unici a fare, eravate gli unici che facevate questa roba qui. Tra l'altro io le dico una cosa, io lo bevo stappandolo come la Coca-Cola, cioè mi piace il pomodoro. Va benissimo, anche perché non ci sono conservanti, non utilizziamo... Esatto, pomodoro condito con tabasco, olio d'oliva, ecco, quindi... Va benissimo. Buon lavoro a tutti, grazie, grazie. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi, grazie a tutti ancora. Parlo con gli ascoltatori, ci vediamo nella prossima puntata di Cibus Lab, meno di un mese, salumi freschi, peso imposto e peso variabile. Saluti da Andrea Beneghini, saluti da Cibus Lab. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie.